Sabacci per l'apertura e poi dopo non vedo ancora Rosa Maria Di Giorgi, gli ho scritto sotto su WhatsApp, appena si collega vediamo, se no passa la presidente Ficru. Prego, professoressa. Buongiorno a tutti. Vorrei ringraziare innanzitutto il presidente Vittorio Gasparini, presidente del Centro UNESCO di Firenze, tutti i relatori oggi presenti, per aver organizzato un incontro molto importante contro il bullismo e il cyberbullismo. Un incontro che vada anche ad arricchire i percorsi di educazione civica che sono stati avviati già a partire dalle classi prime. Vorrei ringraziare anche gli studenti del liceo Machiavelli, in particolar modo gli studenti della quarta D del liceo internazionale che più tardi prenderanno la parola, gli studenti delle classi prime che partecipano alla diretta Facebook e un sentito ringraziamento va alla professoressa Ornella Pasturi che ha appunto seguito il progetto. E ringrazio anche la vicepreside del liceo Machiavelli, la professoressa Alessia Cordasco, per essere qui con noi, prenderà le mie vesti dopo perché io alle 4 ho un altro impegno che avevo precedentemente preso. Ecco, dopo questi ringraziamenti doverosi, vorrei rubare solo 5 minuti, veramente sarò veloce, perché come dirigente scolastico mi corre l'obbligo di ricordare alcuni passaggi fondamentali che riguardano gli impegni della scuola su questo tema delicato. Ricordo che il bullismo è il fenomeno più pericoloso del nostro tempo perché riguarda atti di intimidazione e di violenza tra gli studenti. Dal punto di vista normativo è giusto ricordare che la legge numero 71 del 2017, che ha fatto seguito alle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, che furono dell'aprile del 2015, ha assegnato alle scuole un ruolo centrale per lo sviluppo di una progettualità che parta da una prospettiva di intervento educativo anziché repressivo. Questo è un punto fondamentale. In particolar modo all'articolo 14 troviamo proprio delle indicazioni fondamentali per la prevenzione e il contrasto, come uno, la formazione del personale scolastico sul tema del bullismo e del cyberbullismo, due, l'individuazione di un docente referente con il compito di coordinare tutte le iniziative, tre, la collaborazione con le forze di polizia, con le associazioni e con i centri di aggregazione giovanili del territorio. In più, l'utilizzo della metodologia della peer education per la realizzazione di interventi che promuovano un ruolo attivo degli studenti. Poi, di fondamentale importanza, la promozione all'uso consapevole della rete e dunque alla cittadinanza digitale. Abbiamo avuto poi nell'ottobre del 2017 un aggiornamento di queste linee di orientamento e il MIUR ha promosso il progetto SIC, il Safer Internet Center,
tramite appunto il sito del progetto Generazioni Connesse, che è anche sostenuto dalla comunità europea. In questo vi è stato poi un aggiornamento ulteriore, l'ultimo importante, emanato il 13 gennaio del 2021, che ha fornito dei principi guida, degli standard minimi di qualità ai quali le scuole devono attenersi per realizzare le iniziative di prevenzione e contrasto. Mi fermo qui, ho voluto soltanto richiamare quelle che sono le azioni prioritarie e le azioni consigliate dalla normativa su questo delicato tema, e concludo dicendo che iniziative come quelle di oggi sono da auspicare sempre più, perché questa collaborazione tra la scuola e il centro UNESCO senz'altro sarà una collaborazione strategica. Sarò volentieri con voi fino alle 16. Grazie. Grazie alla professoressa. Non vedo in questo momento l'onorevole Rosa Maria Di Giorgi, quindi procederei con la scaletta dando la parola alla nostra presidente federale, architetto Teresa Gualtieri. Vi desilenziati, Teresa. Eccomi, mi sentite? Non sento te. Ti sentiamo, mi ero disattivato l'audio io. Va bene, va bene. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio ai due centri per l'UNESCO di Torino e di Firenze, con Vittorio Gasparini e Maria Paola Zario, che non vedo ma sarà lì, perché io, come vedrete dal quadratino, sono in viaggio, sono per strada, però mi sono fermata perché ci tenevo a darvi un saluto e soprattutto ad esserci come FICLO in questa manifestazione su un argomento importantissimo. Io lo considero un po', Vittorio, una seconda puntata, perché giorni fa ci siamo visti con voi da Firenze e Livorno, mi pare ci fossero quel giorno, e abbiamo parlato di sport, quindi abbiamo evidenziato, e mi fa piacere ridirlo, quanto l'UNESCO sia stato da sempre in primo piano sulla tutela dello sport e sul dare il significato allo sport come diritto universale. Abbiamo parlato della prima carta dello sport che dobbiamo all'UNESCO 1978, il successivo aggiornamento del 2015, ma non solo, il comitato interministeriale appunto avviato dall'UNESCO nel 68. Questo per dire che noi, come club e centri per l'UNESCO e come federazione, apparteniamo ad un'organizzazione per la quale l'argomento sport è da sempre in primo piano e con pronunciamenti all'avanguardia. In questo periodo di pandemia, l'UNESCO con la direttrice generale è intervenuta più volte sul tema dello sport e anche sul tema del bullismo e del cyberbullismo, perché il cyberbullismo dai dati statistici è aumentato notevolmente in questo periodo di pandemia. I ragazzi con la DAD e non solo, con l'isolamento a casa, stanno molte ore in più davanti al computer, e quindi il pericolo del bullismo via internet aumenta, è aumentato purtroppo. A questo punto interviene lo sport, che può essere proprio un'attività
che contrasti le manifestazioni di bullismo e cyberbullismo. Cioè l'ambiente sportivo, se è un ambiente sano naturalmente, se è un ambiente nel quale la competizione non è estrema, se soprattutto si trovano allenatori e guide che riescono a comprendere le esigenze dei ragazzi, le esigenze sia di quelle po dei potenzia delle potenziali vittime, ma anche dei potenziali bulli, perché anche i ragazzi bulli hanno problemi, hanno una fragilità che va capita, e l'ambiente dello sport è a più voci, insomma, ritenuto un ambiente nel quale i ragazzi possono essere ascoltati, capiti e instradati, ma soprattutto dare loro delle opportunità e degli interessi che li facciano sentire soddisfatti e che quindi non li facciano cadere in manifestazioni di violenza che alla fine sono sempre manifestazioni di frustrazione in un verso e nell'altro, sia di chi fa la violenza sia di chi la subisce. Non entro nel merito naturalmente del coinvolgimento delle famiglie, dei genitori in argomenti di questo tipo, ci sono tutti. La professoressa che mi ha preceduto ha parlato della scuola, quindi ha citato due cose importanti, cioè che io appunto mi ero anche segnata, le linee guida, le linee di orientamento, le ultime, mi pare l'abbia citate, che sono state emesse ora nel 2021, 2 mesi fa, a febbraio, che ribadiscono e specificano meglio quelle che erano già le linee di orientamento del Ministero. E in queste specificazioni noto che forse può interessare a noi come club e centri l'accento puntato sulle buone pratiche, sulle attività modello. Ecco, forse noi possiamo aiutare come club e centri a diffondere queste buone pratiche che sappiamo è una metodologia usata in tutti i campi dall'UNESCO e che funziona. La professoressa ha anche citato l'interessante progetto del Ministero Generazioni Connesse, ho visto ha tutta una serie di una strutturazione online con piattaforme per tutti, genitori, professori, bambini delle varie età. Quindi sono strumenti che possono aiutare e noi anche su questo possiamo impegnarci a diffonderne la conoscenza. Ecco, in questo clima io penso che sia veramente importante quello che oggi state facendo i centri di Torino e Firenze e ringrazio, io sono un po' in difficoltà nel guardare i documenti, però ringrazio veramente tanto tutti i relatori e tutti gli organizzatori. Un ringraziamento ad Anna Dolfi che nello sport ci guida e ci guiderà anche oggi. Io cercherò di tenere il telefonino acceso, però non sono sicura della connessione. Grazie e buon lavoro. Grazie Presidente. Sì, lo sport è un altro dei fili comuni che lega questa iniziativa perché abbiamo qui la prima traduttrice della Carta Internazionale dello Sport, che è la nostra vicepresidente, e l'ultima traduttrice della Carta Internazionale, che è la dottoressa Costabello del Centro per l'UNESCO di Torino, che ha tradotto gli aggiornamenti, mi sembra, 2014. 14 alla Carta Internazionale dello Sport che hanno adattato, detto che lo sport è anche un mezzo di superamento delle differenze di genere e dei problemi di inclusione sociale e appunto di lotta al razzismo. Ma queste cose le diranno molto meglio di me la Presidente onoraria e la Vicepresidente, quindi adesso passo la parola alla professoressa Maria Paola Azzario. Grazie, io sono contenta di cominciare proprio da Firenze. Noi come FICLU nel 2017-2018 lanciammo un'edizione, la settima edizione del concorso nazionale dei diritti umani e come voi vedete qui abbiamo riassunto proprio la fase finale di questo concorso che ci riporta proprio ai temi di oggi. Il concorso era intitolato Bullismo in rete e diritti umani. Il vincitore a pari merito della sezione per le scuole superiori
era un allievo proprio della Niccolò Machiavelli. Niccolò Machiavelli, che ha sempre dato dei prodotti ottimi sia a Firenze ma anche a Torino, perché abbiamo fatto anche degli scambi e dei gemellaggi e quindi ci conosciamo da lungo tempo. Io incomincerei proprio dalle parole di Niccolò Settimelli, che fu allora illuminato perché scrisse: il cyberbullismo è una forma di bullismo che si manifesta tramite mezzi digitali. Non esiste praticamente ragazzo che non abbia un mezzo digitale che può permettere di avere un contatto con il mondo online. Pertanto il cyberbullo è più pericoloso del classico bullo che possiamo trovare in una qualsiasi scuola, in quanto ha più armi per spezzare la propria vittima, emarginandola dalla società e distruggendola psicologicamente. Niccolò non solo si limita a fare una disamina di che cos'è il bullismo, ma arriva a raccontare due storie di ragazze, due storie molto diverse, perché la prima è una storia che finisce tragicamente e la seconda invece è la storia di un'altra ragazza che riesce ad avere la forza di reagire al bullismo grazie ai suoi compagni con i quali lei riesce a confidarsi e ad avere la forza per andare avanti. Noi in questa fotografia abbiamo proprio voluto mettere la fotografia di Niccolò insieme alla senatrice Ferrara, che è già stata citata come estensrice della legge che nel 2017 vide la luce, e al padre della prima vittima, al padre di Carolina Picchi. Entrambe queste persone sono estremamente significative perché sono persone che hanno saputo reagire alla tragedia di Carolina, che non ha potuto reagire e che diceva, lasciando un biglietto: scusatemi, non ce la faccio più a sopportare. Questi episodi dovrebbero farci riflettere, ma le botte, le parole sono peggiori delle botte e io non ce la faccio più. Sia il padre che la senatrice Ferrara, che era allora un insegnante di Carolina, non si persero d'animo. Il padre fondò una fondazione per andare in giro per l'Italia, e ancora lo fa naturalmente, a raccontare ai giovani quante cose buone si possono fare a differenza delle cose cattive e violente che avevano reso impossibile la vita a sua figlia. E la senatrice Ferrara abbandonò il suo compito di insegnante, si fece eleggere all'interno del nostro Parlamento e scrisse la legge che attualmente è ancora in vigore, anche se lei ha molti dubbi sul fatto che questa legge è stata ripresa in mano e si sta facendo una versione che secondo lei non è come la sua, perché la prima versione che la senatrice Ferrara fece della legge era una versione nella quale sia la vittima che il bullo erano considerati entrambi vittime della società, entrambe vittime della situazione. Pertanto non era tanto un discorso punitivo, ma quanto quello di rieducare. E proprio rieducare è quello che chiede lo stesso Niccolò quando conclude il suo tema dicendo: mezzi, scusatemi, non possiamo impedire che un ragazzo offenda online un altro, ma possiamo educarlo per far comprendere ciò che è sbagliato. L'educazione a convivere in un mondo sempre più digitalizzato e il dialogo sono le due più potenti armi che possiamo disporre contro il cyberbullismo. Questo era detto da Niccolò nel 2017 e questo noi continuiamo ad affermare, perché la senatrice Ferrara e io stiamo scrivendo un libro di educazione civica. Voi sapete che fortunatamente c'è una legge che nel 2019 riporta l'educazione civica delle scuole e in questo libro affrontiamo sia il tema naturalmente della presentazione dei documenti della Costituzione, dei diritti umani e naturalmente dell'Agenda 2030, ma dedichiamo una parte intera di ciascuno dei 7 capitoli proprio all'uso consapevole del digitale. Il digitale ci può dare molte soddisfazioni, oltre che molte tragedie. Sta a noi naturalmente consapevolmente scegliere l'una e l'altra strada. In questo nostro incontro di quest'oggi pomeriggio vorremmo solo ricordare, la Presidente Ficlu ha già ricordato
che l'impegno dei club UNESCO è sempre stato un impegno costruttivo e costante. Il Centro UNESCO di Torino ha avuto la fortuna di avere sin dal 2009 l'appoggio di una grande squadra calcistica che in questi giorni non sta facendo il meglio di sé, ma che comunque ci diede allora la possibilità di fare due progetti a vantaggio del razzismo. Il primo progetto era il dare delle borse di studio di 5.000 euro ciascuna, ne assegnammo 20, a giovani tra i 18 e i 25 anni. Questi giovani erano anche partecipi di associazioni di volontariato piemontese e italiane, compreso i centri del Club UNESCO della FICLU. 5 borse di studio vennero vinte proprio da alcuni Club UNESCO, tra cui il Club UNESCO di Molfetta, per fare a loro volta delle opere contro il razzismo imperante nei loro quartieri, nelle loro realtà territoriali. Mentre l'altra attività era un'attività che ha coinvolto 120 bambini dai 7 ai 10 anni di nazionalità straniera immigrati nel territorio torinese e italiano. Per non fare razzismo al contrario, ci disse allora la Juventus, prendiamo 2 bambini per ogni scuola di periferia, li portiamo dalla seconda elementare alla quarta elementare nelle nostre squadrette, diamo loro tutta l'attrezzatura per giocare come dei veri calciatori e a voi, cioè a noi Centro UNESCO, affidarono la formazione sia delle famiglie che degli insegnanti e per un primo anno anche degli animatori, proprio perché, come è già stato detto da qualcuno, gli educatori sono fondamentali perché lo sport non venga visto solo come un mezzo per essere molto ricco e per non rispettare invece le regole che sono quelle innanzitutto del fair play e del rispetto reciproco. La nostra avventura ci ha portato quindi ad avere addirittura un premio UNESCO. Nel 2014 l'UNESCO premiò il progetto Gioca con me e un calcio al razzismo come progetto migliore di tutta l'Europa e queste sono alcune immagini della grande sala dove normalmente si svolgono le assemblee generali dell'UNESCO, la grande sala che raccolse i 50 ragazzi che portammo da Torino e questo fu l'attestato che ci riportammo a casa dopo un viaggio di andata e ritorno in Pullman con Agnelli che arrivò in aereo ma che comunque arrivò e fece parte della nostra compagine in quel momento in cui naturalmente tutti i giovani che come vedete avevano portato con sé anche la dimostrazione dei loro progetti e erano veramente felici di aver potuto contribuire ad avere un premio a fronte di lavori contro il razzismo che sono di per sé già un premio stesso. Il nostro lavoro naturalmente è stato, come già stato ricordato, sempre fondato sulla Carta Internazionale UNESCO che era naturalmente stata estesa dall'UNESCO in un tempo che non prevedeva alcune specificità. Naturalmente è stata riaggiornata dall'UNESCO che è sempre molto attenta ad aggiornare secondo il rispetto dei diritti umani contemporanei le situazioni e quindi questa carta è la slide precedente. Volevo farvi vedere la slide che voi vedete, è una slide che può alla sua sinistra, porta il manifesto che noi facemmo dopo aver tradotto insieme all'Università di Torino nel 2017 su richiesta dell'UNESCO stessa, perché quando l'UNESCO conobbe il nostro lavoro fatto con la Juventus ci diede il mandato di farne una traduzione italiana che noi affidammo a Barbara Costabello, come già stato detto, e all'Università di Torino che revisitò alcune delle cose.
Naturalmente questa carta è, come abbiamo detto, una rivisitazione di quella del 78 e porta con sé anche delle annotazioni che la stessa Anna Dolfi ci aveva segnalato e che noi ben volentieri segnalammo a nostra volta all'UNESCO, e così si fece un documento completo che comprendeva non solamente il pensiero di Legulei, ma anche il pensiero della società civile e l'apporto diretto dei club e dei centri della nostra realtà e di cui siamo molto fieri. La carta, come già stato accennato da Vittorio, ha inserito la parità di genere, che prima non era così sottolineata, la necessità della non discriminazione, l'inclusione sociale nello sport e attraverso lo sport la protezione dei minori. La versione ufficiale naturalmente è scaricabile dal sito dell'UNESCO stesso, perché l'UNESCO ha acquisito la nostra versione italiana e l'ha pubblicata da subito, proprio perché era l'UNESCO che ci ha chiesto questo lavoro e quindi lo ha valorizzato per quello che era necessario fare, cioè ha messo anche la versione italiana a fianco di tutte le altre lingue che sono state per ora, non so bene quante, ma comunque che sono state. Naturalmente noi abbiamo valorizzato il nostro lavoro presentando questa edizione italiana durante il Salone del Libro, sempre del maggio del 2017, quando erano tempi d'oro, nessuno di noi lo sapeva, ma ci si poteva ancora incontrare e incontrare per fare dei bei dibattiti. Fu un dibattito estremamente animato e anche durante questo dibattito ci fu molto fervore nel additare proprio nell'articolo 8, dove l'UNESCO chiede a piene mani, già nell'articolo 8, sui 12 articoli in dedica 1, proprio all'importanza dello sport come luogo dove per imparare non solo le regole, ma imparare il rispetto, imparare la dignità per tutti e di tutti. Questo è un principio che viene ricordato ancora una volta nell'Agenda 2030, che voi sapete esce nel 2015, e quindi fa tesoro di quanti siano i documenti usciti precedentemente, e nel preambolo al punto 37 si legge: riconosciamo il crescente contributo dello sport per la realizzazione dello sviluppo e della pace attraverso la promozione di tolleranza e rispetto, attraverso i contributi per l'emancipazione delle donne e dei giovani, degli individui e delle comunità, così come per gli obiettivi in materia di inclusione sociale, educazione e sanità, dove per inclusione sociale ovviamente si intende tutto quello che è il contrario dell'esclusione, ed è cioè l'imparare a fare, come diceva già la Presidente Gualtieri, delle buone pratiche e offrire il risultato di queste buone pratiche come uno sprone per andare oltre le difficoltà che sembrano altrimenti insormontabili. Io vorrei concludere il mio brevissimo intervento ricordando solo che ci sono delle priorità che l'UNESCO ha messo in luce, naturalmente sia nella Carta dello Sport sia naturalmente nella declinazione e nelle raccomandazioni che l'UNESCO fa costantemente. Gli obiettivi, come vedete, che vengono citati all'interno della Carta sono ben 10, 10 su 17 non sono pochi, a partire dalla salute all'educazione di qualità. Mi soffermerei solo un momento sull'educazione di qualità. Ci troviamo oggi pomeriggio in un contesto di educazione superiore, mentre l'educazione superiore prevede alcune ore di educazione fisica, troppo poche secondo me, troppo poche anche rispetto a quello che dice la Carta dello Sport e quello che dice l'Agenda 2030. Ma la situazione più disperata, se volete, è quella che alcuni insegnanti di scuola elementare continuano a denunciare, e pare senza risultati. Non c'è più nessun insegnante di educazione sportiva o di educazione fisica, come si chiamava nei vecchi tempi. L'educazione fisica non si fa nelle scuole elementari. Questo è una totale negazione di tutto quello che abbiamo detto prima. Se è vero che attraverso lo sport noi diamo ai ragazzi la possibilità di trovare delle altre modalità
per incontrarsi, per giocare insieme. Se è vero che si sottolinea più volte proprio nella Carta dello Sport che il gioco con i genitori prima e con le scuole successivamente è un antidoto alle disuguaglianze e alla modalità per essere più tolleranti e più capaci di essere solidali con tutti, è altrettanto vero che quindi bisogna anche che i centri di Club UNESCO si spendano attraverso il Ministero perché riconsideri la figura di un insegnante di educazione fisica anche per i bambini della scuola elementare. Bene, buon pomeriggio a tutti. Grazie Maria Paola, ricordo, non la vedo ancora Rosa Maria Di Giorgi, ma ricordo che Rosa Maria Di Giorgi nel suo intervento per la giornata mondiale dello sport ci ha detto proprio di come lei come deputata si stia, nostra socia fra l'altro, socia del Centro UNESCO di Firenze e socia onoraria della FICLU, si stia adoperando per reintrodurre l'educazione fisica nelle scuole. Bene, adesso. Quindi ce l'aveva detto, speriamo che sì, che vada avanti. La Letizia Perini diceva che stanno sperimentando invece come città metropolitana di Firenze delle alternative in attesa di questa reintroduzione. Io appartengo alla generazione che aveva la maestra di ginnastica, quindi sono tranquillo. Passo la parola alla vicepresidente del Centro per l'UNESCO di Firenze, perché appunto sicuramente ci saprà dire qualcosa su come lo sport sia un mezzo di superamento del fenomeno di bullismo. Ho acceso ora il microfono. Penso che dopo l'esposizione di Maria Paola, con la quale da sempre abbiamo diviso i problemi dello sport e anche il problema della Carta dello Sport, sia quasi inutile che io mi ripeta sulla necessità. Oggi vedremo, da quello che sono state le mie 20 ore con i ragazzi della Machiavelli, quello che è il risultato, perché penso che quello che hanno scritto e letto nel precedente incontro sullo sport sia stato abbastanza importante e quindi abbia reso l'idea. Oggi si sono, ora io chiamerò i gruppi, ho tre gruppi di ragazzi che proporranno come prima cosa come lo sport ha aiutato a uscire dalla pandemia, che era rimasto fuori la volta avanti, ma che penso oggi sia proprio l'inizio giusto per parlare di bullismo e cyberbullismo. Quindi, se siete d'accordo, io comincerei a chiamare Alessandro Quinti che segue. Anna, prima abbiamo l'intervento di Stefano Cosi. Allora, fai parlare lui. Io pensavo invece che Stefano, dopo sta fare qui, ci raccontasse un attimo quali possono essere. Quello lo dirà Cinzia. Seguiamo scaletta in attesa di vedere la Rosa. Io gli ho mandato uno WhatsApp, non ha nemmeno visualizzato, proprio non ha ricevuto, quindi probabilmente o in treno ha qualche problema di altro tipo. Cioè, d'altra parte la vita parlamentare è piena di imprevisti. Quindi passo la parola al dottor Stefano Cosi, per chi non lo conosce, oltre che membro del Consiglio Direttivo del Centro per l'UNESCO di Firenze, anche presidente di Arciteatro Firenze, con il quale lavoriamo anche a progetto Scuola Lavoro insieme al Machiavelli Capponi, e poi ci parlerà anche di questo progetto Mente Libera, che spero sia una buona pratica, come diceva la Presidente federale, da condividere con la Federazione. Bene, salve a tutti, ai ragazzi io dico ciao, quindi direi di parlare come se io parlassi direttamente ai ragazzi, almeno così diventa tutto più snello e più semplice. Allora, prima cosa, mi sento come consigliere direttivo del Centro UNESCO, ma anche come persona, perché comunque conosco i vari referenti della scuola, devo dire un grazie importante sia soprattutto la professoressa Ornella Pasturi, che conosco da anni e devo dire che senza di lei niente sarebbe stato possibile, perché è veramente una persona eccezionale. E devo dire anche le due nuove vicepresidi o comunque collaboratori, collaboratrici che ho conosciuto soltanto telefonicamente per il momento, che sono la professoressa Frangini e la professoressa Cordasco, che io mi sono trovato benissimo e devo dire che abbiamo instaurato, diciamo, un legame
seppur di lavoro e professionale, ma devo dire molto sinergico, e questo credo sia la base importante per qualsiasi lavoro che si voglia affrontare in un ambiente come la scuola. Questo ho fatto una premessa perché comunque la scuola è una comunità, è un lavoro di gruppo, è una sinergia, e poi dopo uno spiegherà meglio la dottoressa Vitale. Quindi che cos'è Mente Libera? Mente Libera, come un pochino insomma se ne sente già parlare, è un programma di prevenzione e di intervento antibullismo, o comunque un programma di prevenzione in generale. Che cosa ha come obiettivo? Ha quello di coordinare e conoscere l'ambiente scuola, i fenomeni che ne fanno parte, analizzare le classi, parlare, dare la possibilità ai singoli alunni di poter parlare, di poter dialogare con le famiglie, e quindi creare una comunità legata e interconnessa con tutte le figure che ne fanno parte, quindi il preside, coordinatori, insegnanti, ragazzi, ma soprattutto anche i genitori e tutte le varie realtà che ne fanno parte. Quindi l'obiettivo è creare un lavoro di rete in cui tutte le figure, tra cui anche i vari laboratori, le varie attività che la scuola potrà offrire come servizi, tra cui il teatro, la musica, la danza o qualsiasi altra attività, un laboratorio creativo, tutto strutturato attraverso un pensiero psicologico, un pensiero in cui la finalità è quella di prevenire ed aiutare e dare la possibilità ai ragazzi, e non solo a loro, ma anche ai propri familiari, agli insegnanti stessi, di osservare ciò che avviene e pertanto avere la forza di segnalare e creare attraverso un lavoro laboratoriale dei nuovi giovani che sono e diventeranno costruttori di un futuro migliore, di una possibilità di aiuto. Ecco, questa è la parte più importante. Poi possiamo dire tante cose sul bullismo e cyberbullismo, ma sono cose che comunque saranno dette dai ragazzi oggi, proprio perché per i lavori fatti con i vari referenti. E devo dire che, oltre chiaramente nulla togliere ai lavori dei vari insegnanti che li hanno seguiti, è chiaro che il lavoro dei referenti, dei coordinatori, per questo io non smetterò mai di ringraziarli, è stato fondamentale, perché senza di loro e senza la possibilità di poter coordinare la macchina scuola, quindi gli orari, gli incastri, le interrogazioni, i compiti in classe, tutto questo non sarebbe possibile. Mente Libera è composto da tantissime figure, e chiaramente ci sono psicologi, ci sono neuropsichiatri, ci sono psicoterapeuti, ci sono criminologi, quindi abbiamo uno, ci sono dei mediatori, tutta una serie di figure che possono permettere appunto la costruzione di una rete. Ecco, io direi questo, non mi soffermo su niente altro, poi se sarà, e penso ci sarà occasione, da settembre lavoreremo insieme anche alla preside per costruire insomma un lavoro integrato. Ecco, questo è quello che voglio dire, questo per il momento. Ecco, prima di passare la parola al primo gruppo, ricordo che a parte Machiavelli che ci ospita, abbiamo in linea anche gli studenti dell'ISIS Galilei. Si è appena entrata la professoressa Laura Rossi, che ringrazio. Ringrazio anch'io ovviamente la professoressa Pasturi e gli altri docenti che stanno seguendo le classi devo dire, la particolarità di questa esperienza scuola-lavoro è anche vedere che ci sono i ragazzi stessi che coordinano i gruppi, basta dargli il là e loro appunto preparano le slide. Anna, vuoi dire qualcosa? Hai riaperto l'audio? Ho riaperto l'audio per dire che cominceremo non con il discorso del bullismo, perché il nostro lavoro non è solo sui dati del bullismo, ma è un'analisi fatta in una certa maniera, che prima era bullismo, ora è cyberbullismo. Quali sono state le problematiche prima, quali sono le problematiche oggi? Viste chiaramente dai ragazzi con i quali si è fatto l'argomento. Comincerei con Alexander Quint, che dice, e ve l'ho detto prima, parla dello sport che ha aiutato durante la pandemia, che era quello che c'era rimasto fuori dalla precedente. Quindi, se Alexander credo sia presente, vuol cominciare a... Sì, è presente. Sì, sì.
a presentare tutto. A me tocca a te. Ah, buongiorno a tutti. Allora, io parlerò del appunto di come lo sport ci ha un po' aiutato durante il periodo della pandemia. Ora proverò a condividere lo schermo. Quindi... intanto spengo. Eccolo, dovrebbe. Ci sei, visualizza la presentazione. Ok, sta caricando. Ecco, quindi lo sport durante la pandemia. Quindi, come sappiamo, durante soprattutto il primo lockdown, quindi in generale durante la pandemia, gli effetti sulle persone sono stati molto gravi. Infatti, moltissime persone hanno subito un cambiamento drastico nel loro stile di vita, che siano bambini, ragazzi o anche adulti. Infatti, una delle conseguenze più gravi è che si tende ad essere meno attivi fisicamente, ovviamente, che può danneggiare anche il sonno, che può diventare infatti irregolare, e si possono avere anche disturbi nell'alimentazione. La pandemia ha anche provocato un aggravamento dello stress e anche dell'ansia, soprattutto di fronte all'isolamento dalla normale vita sociale. Infatti, le persone insomma, erano obbligate a stare, e tutt'oggi sono ancora obbligate a stare a casa, e quindi hanno visto la loro vita sociale completamente stravolgersi. Però anche chi vive in appartamento e quindi è obbligato a restare in casa può comunque svolgere un'attività fisica per cercare di mantenersi in forma. E, infatti, organizzando in modo adeguato tempi e spazi, è possibile non spezzare il ritmo che avevamo prima della pandemia e svolgere quindi l'attività fisica anche a casa. Gli esercizi più semplici che possono essere praticati a quasi tutte le età, direi, sono un semplice stretching e poi esercizi come addominali, flessioni, ma anche ingegnarsi un po' e ad esempio usare le scale di casa per fare degli squat o degli step. Fin da sempre lo sport è un mezzo molto efficace per combattere l'ansia, e anche questi semplici movimenti aiutano a rinfrescare le idee e a svuotare la mente. Lo sport stimola infatti la produzione di endorfine, che sono delle molecole o degli ormoni del benessere, che infatti assicurano la serenità e il buon umore. Inoltre, praticando lo sport, il corpo si abitua ad uno sano stress, e di conseguenza il corpo diventa più resistente al vero stress che ci rende negativi, stanchi, nervosi, che magari è rappresentato dal lavoro oppure dalla scuola per noi ragazzi. In questa ultima foto sono io che gioco a tennis. Infatti qualche giorno fa ho potuto fare una partita, e infatti anche in zona rossa io ho avuto la possibilità di continuare a giocare a tennis perché faccio sport agonistico. Ma durante il primo lockdown invece non potevo fare, non potevo continuare ad allenarmi, ma ero obbligato a stare in casa anch'io, ovviamente. E allora cosa facevo? Per me lo sport è sempre stato molto importante, l'ho sempre considerato una parte fondamentale della mia vita, e allora facevo più o meno quegli esercizi che abbiamo visto prima. Infatti, magari finivo le lezioni dal computer e cominciavo a fare qualche esercizio a corpo libero in camera mia, e soltanto il fatto di sentire il battito cardiaco aumentare, la respirazione che aumentava, mi aiutava a dimenticare magari lo stress per la scuola, delle interrogazioni, dei compiti, e quindi mi aiutava a liberare la mente. Ecco, questo è tutto per la mia presentazione. Vi ringrazio per l'attenzione e lascerei la parola ai miei compagni. Grazie a te.
Alexandre, scusa, sono un noto ribattezzatore io, alternerei gli interventi del Machiavelli con quelli del Galilei, quindi penso il primo intervento del Galilei, mi ha detto la professoressa Laura Rossi, è quello della classe 1LA. Ah no, scusa, 3BL, prima la classe 3BL, scusate, ma ho dovuto interpretare WhatsApp. La terza BL. Sì, ci siamo, allora presento lo schermo. Perfetto. Ok, si dovrebbe vedere. No, devi ingrandire perché hai rimpicciolito tutto. Sì, sì. Devi aprire la finestra. Perfetto, ora si vede. Sì, sì. Vai. Salve, buongiorno. Intanto mi presento, sono Alice Balbi, appunto della terza BL del Liceo delle Scienze Umane Sesta Galileo Galilei Firenze. E con la classe abbiamo deciso di introdurre il cyberbullismo e come si manifesta e le conseguenze che ha sulle persone, appunto. Allora, mi presento, sono Margherita Piazzini e con il mio gruppo abbiamo deciso di occuparci di quella parte del cyberbullismo che è, diciamo, riguardante l'omofobia. Infatti, con l'avvento dei social network, con l'internet in generale, è ben noto che questa comunità ha trovato molto supporto e molta libertà di espressione, perché comunque ha riscontrato dall'altra parte molti commenti positivi. Vorrei dire. È vero che però con questi social network come Instagram, TikTok, i casi di odio si sono dilagati, questo grazie all'anonimato che ha permesso tipo di diffondere filmati in cui appunto, come vediamo qui, vengono bruciate bandiere dell'LGBT, oppure appunto in cui vengono proprio picchiati e derisi fisicamente dei ragazzi, ma soprattutto ha permesso di diffondere l'odio perché persone che magari tentano di evitare altre persone perché sanno che sono contro di loro in un certo senso, vanno poi a ritrovarsi commenti negativi anche magari sul proprio profilo, sul proprio WhatsApp. La cosa che però il mio gruppo ha trovato più sconcertante sono dei gruppi che si sono creati, soprattutto su Telegram, di persone che non si conoscono perché magari vengono da posti totalmente differenti, ma che hanno come obiettivo comune quello, diciamo, deridere e propagare odio verso questa comunità che sostanzialmente vuole solo esprimere ciò che è. Sì, scusate, ho avuto un problema. Comunque, io sono Arturo Muzzi, mi presento. E io e il mio gruppo abbiamo parlato del revenge porn. Ma prima di parlare del revenge porn, che è una tipologia di bullismo, diamo una definizione al bullismo. Puoi andare avanti, per favore? Il bullismo cos'è? Il bullismo è un... No, no, indietro. Grazie. Il bullismo è un insieme di comportamenti che si perpetuano nel tempo, che atti a sottomettere mentalmente o fisicamente un determinato individuo. È proprio questo che fa il revenge porn. Vuole umiliare, vuole utilizzare la vergogna per, diciamo, sottomettere mentalmente la vittima. Vai avanti, per favore. Ecco, il revenge porn è dal nome vendetta pornografica, ovvero attua tramite la diffusione di materiale pornografico senza il consenso della vittima, appunto a intimidare o comunque sia a utilizzare la vergogna per sottomettere quell'individuo. Le motivazioni non sono sempre la vendetta, infatti il nome revenge porn può confondere, perché a volte ci sono scopi non soltanto di vendetta, ma anche semplicemente di vantarsi con gli amici, o addirittura fare soldi, cioè speculare sul materiale pornografico altrui. E le vittime ne risentono sempre in maniera molto incisiva,
generalmente hanno sempre un senso di colpa, perché associano il fatto di aver creato del materiale pornografico alla diffusione, si sentono responsabili della diffusione, che è anche una delle principali accuse, ovvero dicono alla vittima, però tu devi essere consapevole dei rischi che aveva il fare del materiale pornografico. Ma un altro effetto molto negativo sulle vittime è anche un fattore economico. Ci sono stati molti casi di licenziamenti, una maestra è stata licenziata vittima di revenge porn, e tutti questi fattori possono indurre a volte al suicidio, perché una vittima può perdere dignità, contatti e anche il lavoro, cioè gli crolla il mondo addosso. Per fortuna nel settembre 2016 è stata creata una legge a prevenire il revenge porn, che diciamo multa, penalizza tutti coloro che diffondono materiale pornografico, quindi non soltanto magari il ragazzo che riceve dalla sua ragazza delle immagini, ma anche tutti gli amici che le diffondono. E queste sanzioni sono da un anno a 6 anni di galera, con una multa di 5.000, dai 5.000 ai 15.000 euro. E in più queste cose possono aggravarsi, ci sono delle sanzioni ulteriori se il revenge porn verrà fatto su persone di... fisicamente o mentalmente inferiori. Grazie per l'attenzione. Allora, poi abbiamo deciso di fare un focus sull'influencer e bullismo, dando appunto questo titolo, Influencer e bullismo top or flop, perché appunto il politicamente corretto non viene sempre rispettato, e in particolare da queste persone che noi riteniamo influencer, a cui siamo noi a dare potere, ma che a volte lo usano nel modo sbagliato. Buon pomeriggio, io sono Matilde Sassaroli e adesso vi mostrerò alcune testate giornalistiche di eventi isolati. Ad esempio, qui abbiamo Selene, una ragazza di 17 anni che appunto costringe un giovane disabile a spogliarsi durante una propria live. Il giovane disabile, appunto, dopo questo evento tenta il suicidio, e una cosa per cui tendo, cioè, per cui voglio, cioè, voglio... Vabbè, insomma, Selene, voglio specificare che non aveva seguito. In seguito a questo evento, appunto, ha acquistato follower e potere, tra virgolette, potere mediatico. Poi abbiamo Giulia De Lellis, un influencer già affermata da anni, che nel 2017 però ha esclamato durante un programma televisivo con Barbara D'Urso, ha esclamato appunto che il grasso non è bello, e facendo riferimento appunto ad una foto di una ragazza ha detto che una sua coscia è 4 volte la mia. Giulia De Lellis appunto per questo fatto è stata molto accusata, è entrata in una bufera, molti suoi follower e seguaci si sono rigirati a lei e appunto ha perso molto seguito. Infine abbiamo Daniel Cosmic, che era un ex concorrente di Amici, che proprio in questo momento è sotto processo perché ha fatto body shaming su una fan sedicenne. Appunto qui vediamo sempre una testata giornalistica su questo, e possiamo appunto leggere che Facchinetti, che è appunto il suo manager, gli ha giustamente oscurato il profilo. Infine abbiamo fatto questa slide per specificare appunto che noi non stiamo etichettando queste persone per in base alle dichiarazioni che hanno fatto, però abbiamo ritenuto importante collegarci al cyberbullismo, dato che appunto queste persone che noi chiamiamo influencer hanno una grande influenza su tutti noi, e quindi dovrebbero prestare maggiore attenzione alle dichiarazioni che rilasciano.
Grazie. È l'ultima slide questa, Irene? Dovrebbero parlare altre ragazze qui presenti. Cioè... Ah, ecco, scusate. Stanno entrando perché avevano paura di essere... Penso che possiate entrare tutte e tutti perché siamo 52 partecipanti, quindi ce la facciamo a reggere tutti e 40, però appunto non vedevo che stava entrando perché c'è stai condividendo lo schermo te. Adesso dovrebbe essere entrata. Non so. Allora andiamo avanti, magari poi semmai la recuperiamo anche durante l'intervento successivo, perché non vedo... Io ho fatto entrare tutti, ora stava entrando una persona, l'ho fatto entrare, quindi... Allora provo a specificarlo io. Abbiamo collegato anche il cyberbullismo al body shaming, che letteralmente significa vergogna del corpo, è il fenomeno per cui le persone tendono a vergognarsi del proprio corpo. E è appunto questo ciclone di commenti offensivi di cui accanto abbiamo fatto questa nuvoletta riportandone alcuni esempi, che sono rivolti a chiunque possegga un corpo, a prescindere da qualunque corpo sia questo, e le conseguenze sono appunto legate al cyberbullismo, che è questo infatti è un vero e proprio atto di bullismo, e ciò porta appunto a disturbi di alimentazione e anche vari problemi psicologici, come ovviamente fa il bullismo in generale. Qui abbiamo fatto due esempi di due personaggi molto famosi che sono stati anche loro vittime di body shaming. Una è appunto Serena Williams, che è stata appunto ritenuta troppo grossa proprio per il suo fisico, e l'altro Zac Efron, che è stato ritenuto un padre di mezza età, come effettivamente è, ma come se ci fosse qualcosa di male. E le conseguenze sulle vittime in generale del bullismo, del cyberbullismo, sono appunto l'isolamento, la depressione, l'insicurezza, l'autolesionismo e i disturbi alimentari, come dicevamo prima. Io sono Martina Dolore e insieme alla mia classe abbiamo deciso di lasciarvi leggendo una riflessione, sperando che possa farvi riflettere anche a voi. Da ciò che è emerso possiamo individuare una plausibile causa, ovvero la mancanza di potersi esprimere. Questa va a racchiudere il tutto, a partire dalla voglia di ognuno di noi di potersi sfogare, senza però poterlo fare per paura dei giudizi, alle denunce che vengono sminuite, facendole passare per altro, a quelle ignorate. Solo una piccolissima parte arriva alla luce del sole, ed è proprio su questa parte che le persone devono fare affidamento, riuscendo a vincere la paura di denunciare e di non sentirsi oppressi da tutto ciò che le circonda. Esprimersi vuol dire anche potersi mostrare per ciò che si è, senza avere il terrore di essere giudicati. Ciò a cui si dovrebbe educare le persone è a rivolgersi e lottare per uno spiraglio di luce piuttosto che sprofondare in un abisso di buio totale. Ciò a cui si dovrebbe educare le persone è il fatto che, proprio perché siamo tutti diversi tra di noi, non dobbiamo andare a giudicare una persona per ciò che è, ma aiutarla a mettere in luce la sua diversità, facendola diventare un carattere distintivo. Bene, credo che questa fosse la conclusione. Adesso direi di passare a un altro degli interventi del Machiavelli. Violante e Anna Dolfi stanno tenendo l'ordine, quindi possiamo proseguire con un altro degli interventi del Machiavelli. Allora, il secondo intervento è il ciberbullismo prima del Covid. Il secondo invece è il discorso di quello al tempo della pandemia, perché evidentemente ci sono aspetti e momenti diversi. Quindi i primi a parlare sono il gruppo 2, quindi può andare avanti la Violante. Violante, ci sei, mi senti? Violante? Sì, allora inizio io.
Allora, intanto buonasera a tutti, io parlerò del bullismo in generale. Il bullismo è un comportamento aggressivo e ripetitivo nei confronti di chi non è in grado di difendersi. Infatti le vittime si trovano spesso in uno stato di sofferenza psicologica e anche in un certo senso esclusione sociale, perché subiscono molte umiliazioni da parte di coloro che invece ricoprono il ruolo di bullo. E le principali caratteristiche che definiscono un episodio come bullismo sono, allora, l'intenzionalità del comportamento aggressivo, anche la sistematicità comunque delle azioni aggressive che vengono svolte, che poi diventano, fino a divenire appunto persecutorie, e anche comportamenti, diciamo, ci sono anche dei comportamenti violenti che caratterizzano il bullismo, tra i quali offese, insulti, derisioni per l'aspetto fisico, il modo di parlare, diffamazione o comunque anche, diciamo, esclusioni per le proprie capacità o comunque anche per le proprie, cioè per le differenze. E quindi diciamo che le persone che subiscono atti di bullismo soffrono anche di bassa autostima, oppure invece le persone, cioè, che si comportano da bulli hanno degli atteggiamenti troppo negativi che fanno stare male appunto queste, cioè appunto le persone. E infatti spesso le vittime di bullismo si trovano anche in degli stati di ansia, poi possono soffrire anche di autolesionismo o di cioè anche di disturbi alimentari. E tra le forme di bullismo sul lavoro è possibile trovare il mobbing, che è un'aggressione psicologica e morale che è anche reiterata nel tempo e è svolta da parte di più aggressori che agiscono nei confronti della vittima con, diciamo, l'intento di nuocere alla sua salute. E diciamo, essere vittime di bullismo è spiacevole per tutti, soprattutto per i bambini, però questo aumenta anche, diciamo, aumenta la capacità, cioè di sviluppare, cioè il rischio comunque di sviluppare molte tipologie di disturbo sia nell'infanzia che nell'adolescenza, ma anche nell'età adulta. Per esempio, molte vittime di bullismo tra l'adolescenza e l'età adulta continuano ad avere dei disturbi di ansia generalizzati, e anche però i bulli possono avere di sviluppare dei disturbi depressivi o comunque disturbi sociali della personalità. E questi fenomeni di bullismo anche all'interno del contesto scolastico, in cui si inseriscono delle dinamiche che appunto possono essere correlate a bulli ragazzi. E questa è, diciamo, il bullismo di cui si sente più parlare, però spesso e anche soprattutto recentemente si sono sviluppate molti altri tipi, molti altri appunto eventi di bullismo, per esempio bullismo su insegnanti che dovrebbero, diciamo, esercitare invece un ruolo positivo sui giovani, ma anche fratelli oppure persone di etnie diverse, anche per questioni di razzismo oppure omofobia. E diciamo che il passo più importante che deve svolgere una vittima di bullismo è quello di trovare il coraggio, soprattutto di rompere il silenzio, di raccontare quello che subisce, che è anche molto difficile, soprattutto perché spesso le vittime di bullismo provano vergogna, senso di colpa o comunque paura di subire ulteriori atti di violenza. E quindi, diciamo, dato che spesso le vittime hanno paura di parlare degli atti, cioè, di bullismo che subiscono, è importante anche che chi vive intorno a queste persone riesca a cogliere, diciamo, i segnali di sofferenza. E tra questi ci sono comunque la chiusura sociale, la tristezza, la perdita di interessi, oppure il rifiuto di parlare, condividere interessi e anche, diciamo, un cambio improvviso nel modo di essere. E quindi diciamo che se vi trovate davanti a un amico, comunque un'amica o una persona che subisce atti di bullismo, è importante che cerchiate di parlarne con lui, perché questo può aiutarla appunto a cambiare, a superare questa situazione. Quindi il sostegno psicologico è comunque un grande aiuto, perché permette di
cioè di raggiungere, di acquisire comunque maggiore consapevolezza di se stessi e anche per comunque sviluppare delle maggiori abilità comunque nelle relazionali, diciamo. E quindi diciamo che il primo modo per eliminare appunto il fenomeno del bullismo è proprio far comprendere che la violenza non è mai accettabile a prescindere sotto qualsiasi forma e che non si è mai sbagliati e infatti c'è, appunto è, il bello è proprio essere diversi dagli altri e le caratteristiche personali ci rendono unici e speciali e quindi diciamo ognuno deve essere libero di esprimersi. Bene, io invece proseguirò con una descrizione di quelli che sono i ruoli negli atti di bullismo. Infatti in questi atti si ritrovano spesso i seguenti ruoli. Quindi abbiamo il bullo o l'istigatore, ovvero colui che compie materialmente le prepotenze, i gregari, coloro che assistono il bullo nel compimento delle violenze, gli spettatori che svolgono il ruolo di testimoni degli atti di bullismo, la vittima, ovvero colui che subisce le prepotenze, e poi infine abbiamo il bullo vittima o la vittima reattiva, termini con i quali viene indicato un soggetto ricoprente sia il ruolo di bersaglio che quello di carnefice. Quindi, partendo dal bullo, non è mai semplice tracciare il profilo dell'individuo che si comporta da bullo, a causa del fatto che i soggetti in questione sono in età evolutiva e quindi sono spesso in preda a cambiamenti radicali dovuti alla crescita. I fattori che portano una persona ad assumere comportamenti di questo tipo possono essere molteplici. Le ricerche hanno dimostrato che invidia, risentimento e scarsa autostima sono elementi determinanti per lo sviluppo di un bullo. E in alcuni casi il bullismo affonda le radici nell'infanzia, magari da chi è stato a sua volta vittima di abusi. E le statistiche hanno evidenziato delle differenze tra i bulli di genere femminile e quelli di genere maschile, quindi gli uomini sono tendenzialmente maggiormente inclini al bullismo diretto e utilizzando un approccio di violenza fisica, mentre le donne si servono del bullismo indiretto e della mormorazione. Un ruolo determinante negli atti di prepotenze e di violenze è quello del pubblico. Infatti sono proprio i gregari a determinare lo status di superiorità del bullo, incitandolo oppure avvallando la sua condotta. E quindi le strategie di contrasto del bullismo si focalizzano proprio sull'intervento del pubblico stesso. E gli spettatori possono essere divisi in spettatori passivi, ovvero coloro che assistono alle prepotenze senza fare niente, e spettatori utili, ovvero dei testimoni che intervengono a favore della vittima e quindi vanno in cerca d'aiuto presso professori, genitori o le forze dell'ordine. E anche in questo caso i fattori che possono spingere un ragazzo o una ragazza a far parte del branco sono molteplici, quindi per esempio il carisma del leader, il desiderio di appartenere a un gruppo, la ricerca di un'identità, il bisogno di sentirsi protetti, la noia, la mancanza di regole morali e nei casi peggiori vera e propria instabilità psichica. Infine abbiamo la vittima. Le vittime sono gli individui che si trovano oggetto delle prepotenze dei bulli e dei gregari. E anche le vittime possono essere divise in due categorie, quindi abbiamo le vittime sottomesse caratterizzate da un'incapacità di reagire e poi abbiamo le vittime reattive o provocatrici. Quest'ultima tipologia viene indicata anche con il nome di bullo vittima, in quanto l'individuo presenta una combinazione del modello reattivo-aggressivo, tipico del bullo, e del modello reattivo-ansioso, che invece è caratteristico della vittima. E quindi la vittima reattiva è da una parte oggetto di aggressioni e dall'altra reagisce alle offese utilizzando la violenza. E di conseguenza, presentando caratteristiche intermedie sia al bullo che alla vittima, la vittima reattiva ha maggiori possibilità di sviluppare problemi di adattamento rispetto alle altre parti. E passo la parola a Cosimo. Io mi occuperò della legge italiana sul bullismo. L'Italia è il primo paese, è stato il primo paese a introdurre la parola cyberbullismo nel proprio ordinamento. E la legge numero 71 in particolare, che è stata approvata il 29 maggio del 2017, è dedicata alla tutela delle vittime del bullismo.
Secondo la legislazione italiana, i minori di 14 anni non sono imputabili per i reati legati al bullismo e di conseguenza non vi sono conseguenze penali per i reati di questo genere. Le conseguenze sono soltanto civili. Puoi darmi slide per favore? E la violazione delle norme del diritto civile, il bullo non subisce conseguenze penali, come ho detto ora, bensì civili. E, citando la legge numero 71 che ha citato adesso, qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno secondo i termini istituiti dalle parti colpite, quindi può essere un risarcimento in termini di denaro ma anche un qualsiasi altro tipo di risarcimento a detta della famiglia colpita o del ragazzo o della ragazza colpita in particolare. La responsabilità degli organi scolastici, come sappiamo, come ci possiamo immaginare, il bullismo avviene principalmente in ambito scolastico, di conseguenza i docenti sono tenuti a seguire dei corsi di formazione sulla prevenzione del bullismo. Per questo all'interno del programma di alcune materie è presente l'obbligo di attuare della didattica persuasiva contro il bullismo attraverso la visione di PowerPoint, di film, anche di interviste con lavori di gruppo. Avviene specialmente nelle scuole medie, ma non solo, anche nei licei e negli istituti superiori di istruzione superiore. E il bullo, la conseguenza appunto è che il bullo, in caso di bullismo, viene espulso immediatamente dalla struttura scolastica in quanto appunto si è comportato in maniera non adeguata con i suoi compagni di classe o con il ragazzo colpito. Buonasera a tutti, io andrò a concentrarmi principalmente sul cyberbullismo, sulle caratteristiche e sulle categorie in cui può essere diviso. E, rispetto al bullismo nella vita reale, i comportamenti definiti come cyberbullismo si svolgono su internet e le caratteristiche principali sono la difficile reperibilità, visto che il cyberbullismo avviene via SMS, quindi messaggistica istantanea, oppure mail o post, o anche nei forum privato, è più difficile reperire sia il bullo, quindi sia il cyberbullo, la persona che compie l'atto di molestie, sia la vittima. In seguito abbiamo l'assenza di comportamenti etici e morali, e perché appunto le persone che fanno queste cose in rete sono fare e dire online cose che non farebbero o direbbero nella vita reale. E in seguito abbiamo la mancanza di limiti e spazio temporali, perché appunto mentre il bullismo tradizionale avviene di solito in luoghi e momenti specifici, ad esempio in contesto scolastico, il cyberbullismo tormenta la vittima ogni volta che si collega al social utilizzato dal cyberbullo, che può essere WhatsApp, Instagram o Twitter, oppure altri social che utilizziamo ogni giorno. E come nel bullismo tradizionale, anche l'intenzione del cyberbullo è quella di trovare, prendere di mira una vittima, quindi una persona che è ritenuta diversa, solitamente per l'aspetto estetico, la timidezza, l'orientamento sessuale o politico, oppure l'abbigliamento ritenuto non convenzionale. E gli esiti di tali molestie sono, come possibile immaginarsi, lo sviluppo di qualsiasi volontà di aggregazione e il conseguente isolamento, implicando anche danni psicologici come forme di depressione oppure, nei casi peggiori, intenzioni suicide. E spesso i molestatori, soprattutto se giovani, non si rendono conto di quanto ciò possa nuocere alla vittima. Quindi questo fenomeno del cyberbullismo si può considerare anche correlato a quello dei cosiddetti leoni da tastiera oppure degli haters.
E le categorie del cyberbullismo sono il framing, cioè diciamo questi messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum, oppure le molestie che sarebbero diciamo la spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno, oppure la denigrazione che significa diciamo sparlare di qualcuno per danneggiare e con cattiveria ovviamente la sua reputazione, quindi che può essere fatta via email oppure sui gruppi o su social network, oppure la sostituzione di persona, definita anche furto d'identità, l'inganno, quindi ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici, l'esclusione, quindi escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione, oppure la cyberpersecuzione, oppure cyberstalking, che sono appunto queste molestie ripetute, minacciose, mirate a incutere paura, oppure il doxing, che significa diffusione pubblica via internet di dati personali e sensibili. Io invece presenterò la parte finale e parlerò della legge sul cyberbullismo. La legge 29 maggio 2017, numero 71, è la legge che parla delle disposizioni da adottare a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo. Questa legge è stata pubblicata prima il 3 giugno 2017 dalla Gazzetta Ufficiale ed è poi entrata in vigore il 18 giugno dello stesso anno. Complessivamente la legge parla del proprio obiettivo, ossia quello di contrastare il cyberbullismo, di educare e tutelare le vittime non, senza distinzione d'età, e di farlo attraverso interventi ed azioni preventive. Inoltre, dalla definizione di cyberbullismo, la definizione di gestore del sito internet, che è ossia il prestatore di servizi della società dell'informazione che cura la gestione dei contenuti di un sito nel quale si possono riscontrare atti di cyberbullismo. Parla anche delle istanze che un minore con più di 14 anni o il genitore o comunque chi ne fa le veci può richiedere al gestore del sito di come in caso l'oscuramento, rimozione o blocco richiesto non siano state messe in atto, l'interessato può richiedere al garante per la protezione dei dati personali di mettere in atto le istanze che erano state precedentemente richieste. Inoltre parla anche dell'esistenza del tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e anche di chi ne fa parte. Oltre a ciò parla del sistema di raccolta dati finalizzato al controllo dei contenuti per la tutela dei minori. Parla anche, per esempio, di come il dirigente scolastico, nel caso in cui lui o lei venga a conoscenza di atti di cyberbullismo, deve informare i genitori e attuare azioni di carattere educativo. I regolamenti delle istituzioni scolastiche, infatti, sono integrati con specifici riferimenti di condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti. Si parla inoltre anche di eventuali ulteriori risorse pari a 203 euro. Possiamo sintetizzare queste cose sulla legge, tanto ci torneremo in altri interventi, perché stiamo andando un pochino lunghi con i tempi. Ah, ok. No, per esempio soltanto l'articolo 7, no, che menziona per esempio che gli effetti dell'ammonimento cessano una volta maggiorenni, pensavo fosse importante. E poi l'ultima slide è semplicemente un grafico di dati raccolti dal Centro Nazionale di Ascolto di Telefono Azzurro, che appunto mostra di come di 220 casi di problematiche legate all'utilizzo di internet, ben il 53,3% sono atti di cyberbullismo, anche se tecnicamente, a seconda della propria definizione di cyberbullismo, anche il
grooming e il sexting potrebbero esserne un tipo. E così abbiamo finito la nostra presentazione. Grazie per la... Scusate, taglio sui tempi, ma dobbiamo stare nei tempi e comunque il taglio, anche perché su questi argomenti della legislazione eccetera ci sarà modo di tornare e confrontarsi anche con gli esperti. Adesso io darei la parola all'altro gruppo del Galilei e poi a Cinzia Vitale. Ok, allora salve a tutti, io mi chiamo Veronica e sono una studentessa della classe terza CL del Galileo Galilei e appunto io vi parlerò del punto di vista del bullo, perché diciamo che non sempre le persone si soffermano sul perché una persona commette atti di cyberbullismo o bullismo, perché ovviamente una persona non è che da un giorno all'altro decide di compiere atti di violenza rispetto alle persone più deboli. E appunto... Ok, allora, sicuramente il bullo è un ragazzo appunto che ha bisogno di potere e di dominare sugli altri, e questo lui lo fa tramite il gruppo. Infatti il gruppo, diciamo che il più delle volte è composto da ragazzi che, diciamo, per salvarsi dal bullo, perché non vogliono essere vittime a loro volta, decidono di seguirlo. E quindi lui compie atti di violenza verso gli altri tramite questo gruppo. E inoltre molte volte dietro questo comportamento violento è probabile che ci sia una personalità fragile, appunto, che il bullo cerca di nascondere con atti di violenza, e molte volte è possibile anche che nel nucleo familiare del bullo manchi la comunicazione, quindi diciamo che i genitori non hanno dato dei modelli di educazione adatti ai loro figli, o comunque diciamo che non hanno appunto dato modelli. E inoltre appunto possono avere anche, i bulli possono avere alle loro spalle storie di infanzia deprivata di ogni aspetto. E, sì, ok, appunto ha difficoltà di autocontrollo, è impulsivo e anche bassa autostima, infatti proprio per acquisire autostima si comporta in questo modo verso gli altri. Molte volte acquisisce dei modelli educativi violenti dai genitori, ha scarsa empatia verso le sue vittime e ha anche scarso senso di responsabilità, perché è difficilmente consapevole delle conseguenze delle proprie azioni. Mentre per quanto riguarda il cyberbullo, i motivi per cui una persona commette cyberbullismo sono nella maggior parte dei casi in stretta relazione col carattere del singolo, alla propria estrazione familiare e sociale e anche alle proprie capacità di relazionarsi con gli altri. E alcune persone diventano cyberbulli per vendetta, altri per divertimento, appunto perché o non riescono ad avere rapporti sociali positivi o perché sono all'interno di dinamiche di gruppo che appunto impongono ai membri di fare queste azioni violente online verso anche persone che non si conoscono, oppure per curiosità, perché questi cyberbulli vogliono vedere come la vittima reagisce e quindi vogliono divertirsi anche a spese di altri. O per esempio per superare il dolore per essere stati a loro volta delle vittime offline, quindi nella vita vera, anche per liberarsi dalla paura e quindi dimostrare coraggio. E, inoltre vi proporrò dei punti di riflessione, appunto, se puoi scorrere. Ok. E infatti io credo che prima di attaccare i ragazzi per i loro comportamenti, bisogna soffermarci per esempio a riflettere sui modelli educativi che noi proponiamo loro e dovremmo chiederci per esempio perché si comportano così, cosa c'è dietro questa loro aggressività. Loro sono stati a loro volta delle vittime e perché prediligono questa violenza al comune linguaggio e dove hanno appreso questo modo di esprimersi, lo considerano l'unico? E adesso passo la parola a Virginia. Ciao, mi presento, sono Virginia e oggi nel PowerPoint abbiamo voluto anche mettere gli hacker che sono praticamente delle persone
che grazie alle loro competenze informatiche riescono a entrare in dei sistemi privati e, con il solo intento di violare, violare il sistema. Vogliamo anche parlarvi di una nostra esperienza personale che è successa a una ragazza della nostra classe, dove praticamente a lei era entrata in un gruppo WhatsApp dove c'erano delle persone che grazie a dei codici di WhatsApp è riuscita a entrare nel suo numero e quindi in poco tempo sono riuscita ad avere il controllo della sua tastiera e magari anche insultarla oppure scrivere a persone che lei in realtà non conosceva. E nel mentre lei cercava di sistemare questo problema, loro erano già entrati in Instagram o sull'email, e quindi riuscire a togliergli è stato veramente difficile. Ma grazie a dei sistemi che si trovano facilmente sulle app, grazie appunto a WhatsApp, è riuscito a risolvere questo problema. Infatti possiamo risolverlo in vari modi. Ci sono sia sistemi nelle proprie applicazioni che vengono intaccati, o se questo non fosse necessario, dobbiamo rivolgersi alle autorità e loro provvederanno a o cambiare numero oppure il profilo, ma sarebbe troppo tardi, ecco, in alcuni casi. E lascio la parola alle mie compagne. Vedi. Problemi? Mi sa che c'è qualche problema, sì. Magari se potete... Non riesco a vedere nulla. C'è una tecnologia di cyberbullismo. Se mai vado avanti su questo ci torniamo, dopo. Sì, perché abbiamo un po' di... cioè, dobbiamo tenere un po' i tempi, insomma, ecco. Quindi, certo, vabbè. Certo. No, ok, ce l'ho fatta, scusate. Ok, allora, in queste slide si andrà a parlare delle varie tipologie del cyberbullismo, anche se ho visto che sono già state affrontate dal gruppo dell'altra scuola, però... queste tipologie molto spesso vengono racchiuse nella sola parola del cyberbullismo, ma in realtà ogni tipologia ha un suo nome preciso. Ad esempio il flaming, che è un invio di messaggi volontari, violenti, aggressivi e offensivi, in gruppi social, via email o tramite altri mezzi di comunicazione informatica. Poi c'è l'assillo, che è un invio di messaggi offensivi in maniera ripetuta nel corso del tempo. Abbiamo anche la denigrazione, che è una diffusione di pettegolezzi, comunque calunnie e maldicenze online, che vengono fatte per diffamare e ledere la reputazione della vittima, insomma. Poi c'è la mascherata, che è un furto di identità o un'appropriazione indebita delle credenziali di accesso di un account e diffusione di materiale o di insulti. E al fine di incolpare il soggetto di aver offeso o leso un'altra persona. Poi c'è l'inganno, tracy o outing, dove si ottiene la fiducia di qualcuno con l'inganno, attraverso l'inganno, per poi andare a pubblicare e condividere pubblicamente le informazioni che sono state confidate via mezzi elettronici, appunto i social, le cose così. Poi c'è l'esclusione, che consiste nell'escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione. E infine c'è la cyber persecuzione o cyber stalking, che consiste nelle molestie
e delle reazioni ripetute e minacciose mirate a incutere paura nella vittima. Bene, io a questo punto prendo la parola e vi volevo parlare brevemente, sono Michele, vi volevo parlare brevemente degli avvenimenti dell'Evergreen College, delle proteste all'Evergreen College che si trovano nello stato di Washington degli Stati Uniti. Però prima vi devo dire due parole sulla correttezza politica, che l'atteggiamento sociale di estrema attenzione al rispetto formale, quindi al rispetto, diciamo, di determinate parole, atteggiamenti, cose di questo tipo, verso determinate categorie di persone. Allora, cosa è successo nel 2017? Un gruppo di studenti del campus ha occupato a tutti gli effetti la scuola, il college, anche proprio con l'uso della violenza. Diciamo rappresentando le minoranze del campo, quindi per esempio la comunità LGBT e quella afroamericana. Ecco, però in nome delle rivendicazioni di diritti, per quella cosa assolutamente giustissima, però utilizzando la violenza ha, diciamo, vanificato questa rivendicazione, perché è di fatto andata a danneggiare questo gruppo di ragazzi, di studenti, tutto il campus, interrompendo qualunque possibilità di dialogo e per esempio alcuni studenti, c'è la testimonianza di una ragazza che dice che lei è stata accusata di essere, cosa che non era, razzista, avere atteggiamenti anti-minoritari, solo per il fatto di essere bianca. Quindi diciamo sono passati un po', la cosa è andata un po' oltre, e questo, diciamo, mette in luce le due facce della medaglia del politicamente corretto. Da parte c'è l'aspetto dell'innovazione del linguaggio e quindi, se vogliamo, della società, ma dall'altra c'è anche un rischio di una chiusura, di una estrema, diciamo, preoccupazione verso un qualcosa di formale ed esteriore che poi porta solo alla chiusura, appunto a una chiusura in se stessi. Passo all'ultimo gruppo, allora. Sì, grazie. Allora, infine abbiamo raccolto delle testimonianze di ragazzi che si sono fatti coraggio e hanno raccontato le loro storie. Le storie che racconteremo saranno una sul revenge porn e una sul bullismo. Il revenge porn indica la condivisione pubblica di immagini o video intimi tramite internet senza il consenso dei protagonisti. Questa è la testimonianza di Brasley, un ragazzo vittima di revenge porn, perché è un fenomeno che può capitare alle ragazze quanto ai ragazzi. Mi rendo conto che a noi maschi capita meno che alle ragazze, ma quando è successo a me mi ha devastato. Credevo di potermi fidare di lei, ma ha usato la mia foto privata per ricattarmi e ha minacciato di inviarla alla mia famiglia, ai miei amici e di metterla in rete se non le avessi dato dei soldi. Mi sono lasciato prendere dal panico e le ho dato i soldi, purché cancellasse quella foto, ma non posso essere sicura al 100% che l'abbia fatto davvero. La storia comunque è finita lì, ma quello che non ho mai detto a nessuno è che questa faccenda mi ha fatto diventare gravemente depressa. Mi sono ammalato e ho smesso di mangiare, al punto che sono dimagrito di 10 kg. Non si pensa mai alle conseguenze che portano determinate azioni. Brasley. Buongiorno a tutti, io sono Aurora Fallani e assieme a Carolina vi racconteremo la testimonianza di Alessandro. E lui appunto ci racconterà attraverso un'intervista cosa ha subito e di come nessuno lo abbia aiutato, né i genitori né tantomeno professori o comunque ufficiali. Ti definisci vittima di bullismo allo stato puro. Perché? Cosa ti è successo? Tutto all'inizio, all'età di 6 anni. Fin da piccolo ho avuto la sfortuna di capire e soprattutto provare cosa significa essere vittima di bullismo. Perché i bulli, proprio fin da bambini, iniziano la loro carneficina. E ricordiamo che la cattiveria di un bambino non conosce limiti,
forse proprio anche grazie all'ingenuità che li giustifica. Giustifica, dici? La parola giustifica mi fa schifo, provo odio a pronunciarla. Si tende sempre a giustificare tutto e tutti. Ditemi voi come una mamma possa giustificare il proprio figlio che tratta male un altro bambino. Non sarebbe più istruttivo sgridarlo? Forse è anche per questo che la cattiveria di molti non va disperdendosi crescendo, ma si rafforza in età adolescenziale. Probabilmente per il bullo ciò che sta facendo è cosa buona e giusta. Ricorda un episodio particolarmente violento nei suoi confronti? Purtroppo più di uno, ma in particolare mi ricordo di quando io e altri ragazzi eravamo al centro estivo. Io ero da solo, come sempre d'altronde, ma non davo fastidio a nessuno. Passeggiavo tranquillamente quando a un certo punto due ragazzi di un anno più grandi mi hanno preso per il colletto e mi hanno sbattuto contro un muro, picchiandomi ripetutamente. Mi riempivano di parolacce tipo fai schifo, sei uno sfigato. Poi mi hanno buttato per terra ed hanno iniziato a prendermi a calci. Io mi sono rialzato a fatica e sono andato dalle maestre, ma loro nulla, non hanno dato peso all'accaduto. Hai mai provato a denunciare tutto ciò alle forze dell'ordine? No, mai. I miei genitori non volevano e ancora oggi non vogliono. Temono che la situazione possa peggiorare ulteriormente e degenerare. Quindi, col passare degli anni, la situazione non è migliorata? No, per niente. Anzi, è peggiorata ed io sono sempre più debole. Pensi di reggere psicologicamente a tutto ciò? Assolutamente sì. Tanto sono certo che prima o poi uscirà il sole. Noi abbiamo finito qua. Vi ringraziamo per l'attenzione e speriamo vi sia piaciuto. Grazie a voi. Adesso passerei la parola a Cinzia Vitale e poi dopo ricontinuiamo con Machiavelli. Grazie Vittorio, avevo il microfono ancora disattivato. Allora, io sono, oltre che una docente, una criminologa, quindi non posso fare a meno di valutare sia il fenomeno del bullismo che del cyberbullismo in un'ottica su più piani, anche perché la prevenzione, non c'è verso di parlare di prevenzione se non la si affronta da un piano giuridico, da un piano educativo e da un piano psicologico. Una non può escludere l'altra, se no rimane un lavoro tronco o rimane un lavoro indirizzato solo ad alcune categorie, quando abbiamo visto e sentito prima la Presidente Bacci che spiegava le nuove linee di orientamento che sono veramente a largo raggio, cioè comprendono il lavoro che deve fare un genitore, quali sono i compiti della scuola e quali sono le iniziative. Ora io devo dire che ho sentito parola per parola dei ragazzi, anzi vi invito, riattivateli sti video perché avete fatto un gran bel lavoro, ma ve lo dico proprio di cuore, avete veramente affrontato tantissime sfumature, tante, tra l'altro io alcune vedo qui sotto, quindi se vedete che ho gli occhi bassi è perché vi sto guardando le vostre reazioni e siete nella mia parte bassa del monitor. E vi faccio veramente i complimenti, ma tanti complimenti, avete toccato tanti punti e anche con una certa precisione, quindi bravi, molto bravi. Questo mi ha fatto venire in mente di farvi due domande. La prima è, c'è qualcosa che secondo voi si può migliorare nel lavoro di prevenzione al cyberbullismo? Perché se il fenomeno è ancora così tanto diffuso è probabile che ci sia qualcosa che ancora non funziona. Prima riflessione. Seconda riflessione, qual è la cosa che vi fa più paura se dovesse capitare a voi? Perché un conto è parlarne e un conto, e qui è l'essenza della prevenzione, è avere nella pratica che cosa si può fare e come ci si può muovere. Vedo l'Aurora, la sto vedendo, ecco la mia riapparsa. Vi siete mai chiesti un po', facciamo l'esempio del Covid, la pandemia, soprattutto all'inizio, Vi ha messo più timore addosso la paura della malattia in sé o il sapere che non c'erano delle cure certe? Quindi se dovesse capitare a voi, voi sapete come muovervi nell'atto pratico, al di là del senso del pudore che avete sottolineato benissimo, che è un grande nemico della sicurezza quando ci sono comportamenti devianti. Sappiate ragazzi che
la paura di una vittimizzazione secondaria e il timore e il pudore che si prova verso ciò che ci sta accadendo è anche il filo conduttore che lega anche nella violenza nei confronti delle donne. Sappiate che è un sottobosco che lavora sulla propria autostima in un modo talmente violento che si fa fatica a dire a un ragazzo denuncia e basta. Chi subisce bullismo, chi subisce cyberbullismo deve essere preso per mano, deve sentire che c'è un lavoro intorno a lui fatto di più persone che sono integrate, che sono congiunte e che gli fanno scudo. Non mi piace tantissimo usare la parola rete, anche se la uso spesso anch'io, la rete di sostegno a chi è vittima di cyberbullismo, perché le maglie di una rete mi sanno un po' di qualcosa di costrittivo. Chiamiamolo anche in onore allo sport un lavoro di squadra. Ecco, lo vedo più come un lavoro di squadra. E poi in una rete le maglie si possono allentare, si allargano, ci sono i buchi, il momento in cui qualcuno non è capace di star vicino a chi in quel momento sta soffrendo un atto di cyberbullismo e come capita nelle reti i pesci scappano. Quindi pensiamola più proprio come un lavoro di squadra. La prima cosa da pensare è che il bullismo è trasversale. Si cerca sempre di sottolineare che alcune persone sono quelle più fragili spesso ad essere vittime di bullismo e di cyberbullismo, ma in realtà esserne vittima è qualcosa che sta dietro l'angolo. Può capitare che il proprio aspetto fisico cambi, può capitare che si abbia un momento in cui si è diversi a prima e ci si ritrova ad essere, nostro malgrado, senza aspettarselo, vittime a nostra volta. Cosa si può fare allora all'atto pratico, ritornando alla domanda che vi ho fatto all'inizio? Ci avete pensato voi qual è il timore più grosso? Per me personalmente, in un atto di cyberbullismo, è pensare a non poter avere più il controllo di un qualcosa di mio, di personale, di intimo, qualcosa che in un attimo finisce da Palermo a Canicattì nel giro di 4 secondi. Questa incapacità di poter controllare anche lo spazio, oltre che il tempo, a me metterebbe veramente preoccupazione. Allora, se si fa prevenzione bene nei confronti dei ragazzi, dobbiamo ricordargli che tutto può essere rimediabile. Anche una divulgazione in rete così perentoria e repentina. Perché la polizia postale è capace, attraverso i tracciamenti, di muoversi in un modo che consenta anche l'eliminazione di questa parte. Ma c'è l'aspetto psicologico, quello che fa male, quello che entra dentro il nostro animo. Ecco perché vi ho detto, e ve lo ribadisco, che il lavoro di squadra sta anche in quelle figure professionali che sono capaci di aiutarvi a fare in modo che questo dolore non vi condizioni più la vita. Ci si può riuscire? Sì. È difficile? Sì, altrettanto. Allora, quando voi pensate, ma se succedesse a me, mandatevi prima di tutto, chi sono le mie persone di fiducia? Perché guardate che l'opposto del pessimismo non è l'ottimismo, è la fiducia. Allora io penso, qual è la persona, le persone delle quali io mi posso fidare nel caso dovesse capitare a me? O se venissi a conoscenza di qualcuno a cui tengo, che comunque conosco, che possa essere vittima di bullismo o di cyberbullismo. Quali sono le persone? Avete degli amici? Chiedete ai vostri amici, ma se mi capitasse, te cosa potresti fare per me? Guardate ragazzi, gli amici non devono sostituire quello che gli adulti devono fare e soprattutto le figure preposte devono fare per voi. È una cosa ben diversa. Però sono le persone che possono già allenarsi a ricordarvi che sono vicine a voi, perché soltanto questo è chiesto a loro. L'amico è quello che vi capisce, che vi crede, perché un altro timore è quello di non essere creduti, e l'abbiamo visto nelle storie, di non essere creduti, di tornare, di essere addirittura per la seconda volta vittime e soprattutto di non avere il riscontro di essere compresi nel dolore che in quel momento si sta provando. Avete detto bene una cosa prima, gli attori sono più di uno, non sono 5, in realtà sono 7. Quindi oltre al bullo, oltre alla vittima, oltre a chi assiste passivamente, c'è anche quello che proprio non gli interessa. Perché siete, purtroppo, in questo periodo storico, in una realtà in cui, avete fatto accenno anche voi, hate speech è qualcosa di frequente. È frequente negli adulti, è frequente nei vostri modelli educativi. Pensate a quante volte leggete sui social la parola asfaltare, distruggere. Sembra che
parlare in un modo contrario, avere un'opinione diversa da un altro, sia necessariamente una richiesta di asfaltamento. Devo distruggerti. La mia parola sulla tua ti deve schiacciare a tal punto che te poi la tua non riesci neanche più a dirla. Si può esprimere un parere contrario usando altri termini. Abbiate la pretesa di questi termini. Abbiate la pretesa voi, perché siete voi adesso che noi non ci siamo riusciti, non ci siamo riusciti benissimo, però ci stiamo lavorando. Siete voi che potete avere la pretesa di questo tipo di cambiamento. E ricordatevi che anche la peer education di cui voi avete parlato, cioè l'educazione tra pari fra i non addetti ai lavori, diciamolo per i non addetti ai lavori, è qualcosa di straordinario, perché se c'è qualcosa che aiuta ad abbattere l'hate speech sono proprio i modelli positivi, e nessun ragazzo è meno capace rispetto a un professionista di riuscire a dire a un proprio pari: so cosa stai provando, sappi che l'aiuto c'è. Ricordatevi, ve lo ripeto, chiedere solo la denuncia non è sufficiente. Ecco perché le linee guida, la scuola, la famiglia, le altre figure pedagogico-educative che voi avete intorno, gli allenatori dello sport, la maestra di danza, sono tutti richiamati ad essere parte forte e integrante in questo progetto, nella vostra tutela, perché ne basta uno, basta che una di queste maglie si allenti e il lavoro diventa un pochino difficile. Provate quindi a pensare a cosa si può fare prima che vi possa accadere. Questo trasferitelo anche quando voi cercate di parlare di prevenzione e quando partecipate ai progetti. Se avete delle idee di laboratorio o delle modalità con la costruzione di video, di spot pubblicitari, tutto quello che vi viene in mente che possa essere utile non solo alla divulgazione del problema e alla sensibilizzazione del problema, ma al desiderio di dare delle formule, degli indicatori e proprio dei consigli su come muoversi, creare dei gruppi, fatelo, chiedete la supervisione, perché ecco perché prima con Mente Libera ne parlavamo, perché questa è l'offerta che vi può essere, che vi può arrivare attraverso l'aiuto dei supervisori, degli educatori, dei vostri professori, di tutto il team che lavora in seguito o comunque a pro di un progetto. Ecco, chiedete a loro come metterlo in pratica. Non vi fermate, perché qualsiasi cosa riuscite a fare vi assicuro che rientra in quei modelli positivi che sono di un'efficacia che raramente, veramente sono eguagliabili anche da un addetto ai lavori. Fondamentale. Mi viene anche in mente di dirvi che diciamo la realtà sociale in generale, il mondo è anche un po' meglio di come qualcuno cerca di farvi credere, quindi oltre a dirvi in bocca al lupo, noi siamo qua perché siamo qua, cercate di lavorare tanto sulla paura. La paura è un ottimo motore solo se ben veicolata. La paura blocca, la paura non fa prendere decisioni giuste, la paura toglie la condivisione, non abbiamo bisogno più di lasciare la condivisione ancora ai margini, quindi lavorate tanto su quella se conoscete qualcuno, se non lo conoscete, se lavorate a dei progetti, se parlate di voi, abbiate fiducia che sarete creduti, e soprattutto da parte mia, veramente con il cuore di tutto il progetto, un grandissimo in bocca al lupo e ancora bravi, avete fatto davvero un bel lavoro. Grazie Cinzia. Adesso abbiamo, credo, un altro intervento del Machiavelli. Io vi inviterei anche a dare le vostre impressioni, a parte il bellissimo lavoro che avete fatto e la ricerca che chiaramente volete mostrare qui, però ecco, cioè, se al di là di questo c'è anche qualche stimolo in quello che vi ha detto Cinzia, potete anche tralasciare un attimo, seguire le slide e seguire un po' il vostro pensiero. Avanti con il prossimo intervento, non so chi ci sia. Perché Anna si è staccata, quindi dovete organizzarvi voi. Ok, noi abbiamo fatto un lavoro su quello che dovevamo presentare l'altra volta sullo sport e la pandemia. Aspetto, quindi c'è anche la Maria Paola Zario, così vi ascolta, è rimasto fuori. Vai Violante. Divido lo schermo. Riuscite a vedere?
Sì, si vede bene. Sì, devi dire visualizza presentazione. Comunque va bene anche così, puoi cominciare. Ok, allora, il Covid-19 ha causato il più grande disagio nel mondo dello sport dalla Seconda Guerra Mondiale. In tutto il mondo, a vari livelli, gli eventi sportivi sono stati annullati, così che i giocatori non hanno avuto nessuna partita da giocare e gli spettatori non hanno avuto nessuna partita da guardare. Le Olimpiadi di Tokyo, come tutti sappiamo, sono state rimandate al 2021, nonostante il Giappone avesse preso delle misure preventive, e il tradizionale rito dell'accensione della torcia olimpica si è tenuto senza nessuno spettatore. Nel 2020 il primo ministro giapponese ha dichiarato che i giochi olimpici si dovranno tenere in modo che si possa dimostrare al mondo che le persone hanno, che gli uomini, gli umani hanno vinto sulla pandemia. Lo sport deve anche affrontare una sfida economica in quanto l'industria dello sport è collegata a quella del turismo, dei servizi, dei media e di molti altri settori. Anche gli atleti professionali sono sotto pressione, visto che si devono allenare da casa e molti sponsor potrebbero voler cambiare i termini del contratto. Oltre a queste ripercussioni economiche, ovviamente bisogna pensare anche all'impatto sui benefici a livello globale e regionale che lo sport porta con sé. Infatti lo sport è anche un mezzo di coesione sociale utile per costruire ponti e comunicazioni tra comunità diverse. Volevamo parlare delle nostre esperienze personali con lo sport durante questa pandemia? Sì, allora, prima dell'avvento della pandemia personalmente praticavo tennis una volta a settimana, quindi non molto spesso. Durante la quarantena di marzo 2020 ho sentito la necessità comunque di continuare ad allenare il mio fisico e ho quindi approfittato della presenza di mio padre in casa per allenarci insieme, mantenendo un ritmo abbastanza costante. Essendo inesperti però sul come allenarsi da casa, abbiamo seguito alcuni corsi su internet e creato gli attrezzi necessari per sostenere un allenamento domestico. Ad esempio, mio padre ha creato dei pesi tagliando dei tronchi con la motosega e ha reso possibile l'allenamento con l'aiuto dei pesi da casa. Tornato al lavoro, non ho continuato per mancanza di motivazione, ho provato a ricominciare dopo qualche settimana, ma per gli stessi motivi ho dovuto abbandonare. Recentemente ho ricominciato ad allenarmi con costanza e per quanto sia difficile mantenere un ritmo di allenamento costante, sento già degli effetti positivi sul mio corpo. E una volta terminato il periodo di quarantena, mi piacerebbe frequentare la palestra in modo da migliorare le mie prestazioni fisiche. Ok, ora toccherebbe a me, se cambia la slide. Sì, non so perché non me la fa cambiare. Ah. Vabbè, io comincio. Comunque, prima della mia pandemia, la mia relazione con lo sport era piuttosto altalenante. Infatti, ero abituato a cambiare il mio ritmo per quanto riguarda lo sport molto di frequente. Per esempio, infatti ho praticato molti sport nel corso della mia vita, per esempio tennis, nuoto, calcio, basket, e l'ultimo è stato il karate, che però ho dovuto interrompere per problemi di salute personale. E sebbene la pandemia, quindi il fatto che mi sia dovuto arrestare a fare con lo sport, non abbia proprio influito proprio radicalmente sulla mia vita, ha decisamente influito sul futuro. Perché infatti avevo intenzione di allenarmi in palestra, di cominciare appunto ad allenarmi in palestra e a riprendere il karate per poter poi diventarne un esperto, ma a causa appunto della pandemia non ho potuto farlo. Quindi ho sentito in particolare durante la pandemia la mancanza di praticare attività all'aperto, perché anche durante i miei periodi di inattività comunque andavo a giocare presso giardini, a calcio, o con amici o con la mia famiglia. E quindi quello che mi manca di più è stato il contatto
sociale, insomma, che mi dava anche un modo per staccarmi dallo studio. Ma tuttavia coltivo ancora il desiderio di continuare ad arrivare alla cintura nera di karate. La mia esperienza, prima della pandemia non praticavo sport a livello agonistico, ma andavo quasi tutti i giorni in palestra e in piscina, perché era un modo per scaricare la tensione e svuotarmi la mente. Durante la prima parte della pandemia, a marzo dell'anno scorso, ero più motivata e facevo sport a casa e avevo comprato degli attrezzi, ma ora non mi è quasi non ho mai tempo per allenarmi e quindi lo faccio molto raramente. Mi manca andare in palestra, dove avevo l'occasione di incontrare altre persone e anche di concentrarmi su una cosa per volta. Sì, ora racconterò la mia invece di esperienza. Appunto, prima della pandemia andavo abitualmente al Circolo dei Canottieri, alla Società dei Canottieri di Firenze, quella sul Ponte Vecchio, chi è di Firenze la conoscerà sicuramente, e mi allenavo 3 volte a settimana, poi ovviamente con la squadra, poi però con la pandemia il circolo ha chiuso. E mi allenavo appunto 3 volte a settimana, avevamo un bel gruppo di amici, gli allenamenti erano di circa 1 ora e mezzo, e, diviso tra interno e esterno, e insomma l'allenamento era importante. Purtroppo però il gruppo alla fine si è sciolto e anche l'allenamento non è stato più possibile farlo. Sto parlando del lockdown di marzo dell'anno scorso. In estate poi ho ripreso ad allenarmi a canottaggio, ma ero sempre da solo, infatti come ho detto il gruppo si era sciolto, infatti mi è passata, diciamo, la voglia di andare da solo alla società fino a novembre, quando poi è richiuso tutto. Diciamo più che l'attività fisica, mi è mancato, diciamo, il contatto interpersonale, cioè la quarantena mi ha fatto capire che cioè sono entrata a contatto, diciamo, con una sorta di silenzio e solitudine che quando facevo sport non avevo, non conoscevo nemmeno, e quindi ho sentito subito l'esigenza, di conseguenza, di ricominciare a fare sport, e infatti ho ripreso ad allenarmi per conto mio, da solo, con la consapevolezza e, diciamo, l'obbligo anche di riempire gli spazi vuoti della mia giornata, diciamo in maniera creativa e con la mia immaginazione. Diciamo che l'avvento della seconda ondata di pandemia ha fatto sì che iniziasse ad allenarmi tutti i giorni, e quindi il mio rapporto con lo sport si è ripreso, si è risollevato. Adesso parlo dei rischi fisici. I rischi fisici per chi non pratica sport o per chi lo pratica raramente. Infatti, quando non ci si allena per alcuni mesi, il metabolismo è già molto lento e pigro. Di conseguenza, ha molte difficoltà a bruciare delle calorie. Il cuore, di conseguenza, dovrà lavorare di più. E i polmoni non assorbiranno più ossigeno come prima. Quindi l'effetto più immediato sarà quello di entrare in un grande stato di pigrizia, e sarà molto difficile ricominciare ad allenarsi. Là col tempo, dopo un anno senza allenarsi, si diventa una persona sedentaria, e oltre ad un aumento della percentuale di grasso corporeo, si ha una perdita muscolare e il metabolismo diventa molto più lento. Si ha un alto rischio di malattie come la pressione sanguigna alta, il colesterolo alto, il diabete, l'insonnia e soprattutto la depressione. Quindi, confrontando una persona sedentaria con una persona sportiva, il rischio di morte è stato del 500% più alto per il sedentario. In altre parole, diciamo che il maggiore è l'esercizio di una persona e maggiore è la probabilità di vivere più a lungo e in buona salute. Sì,
Si è quindi riscontrato come l'attività fisica, se praticata con frequenza, incide in modo significativo, sia in modo positivo che negativo, sullo stato di salute dal punto di vista fisico, ma anche da quello mentale. Facendo sport si hanno infatti questi benefici: un aumento della fiducia e della consapevolezza, un miglioramento del tono e dell'umore con riduzione della depressione e dell'ansia, un cambiamento positivo della percezione di sé. Un aumento dell'energia e della stabilità nel far fronte alle attività quotidiane e un incremento del piacere per l'esercizio fisico e per i contatti sociali. A causa della pandemia, la mancanza di sport ha purtroppo danneggiato notevolmente la salute mentale di molte persone e non facendo sport si hanno, come ho detto prima, ripercussioni. Bene, sento silenzio, non so se è finito o meno. No, forse gli è andato via internet. Comunque andiamo all'ultima slide e poi abbiamo finito. Bene. Ok, quindi ora io parlerò delle alternative. Per esempio, se è possibile, bisogna fare esercizio fisico a casa. Non sento niente, non so se è saltata internet o come. Non sente? No, non sentivo, siamo rimasti. Non so se sono solo io, pazienza, ecco, Io ho però va parlato. bene, perfetto, allora va bene. Ho parlato. Quindi stavo dicendo, fare esercizio a casa se possibile con delle app specifiche, oppure trovare corsi online, per esempio presso palestre, o anche vedere video tutorial, per esempio quelli del bodybuilder Andrea Presti, che fa proprio dei corsi, dei video online per una preparazione ad un allenamento a un allenamento da casa. E poi vi era un'altra alternativa che mi era venuta in mente, che però non sapevo se aggiungere, però ci sono certe console per i videogiochi che richiedono il movimento del giocatore proprio per far muovere il personaggio all'interno del gioco. Per esempio, giochi come per esempio quelli per la Nintendo Switch, che hanno delle fasce che si attaccano alle gambe o altri utensili che in base a come si muove il giocatore nella vita reale, si muove anche il personaggio. Quindi si può fare yoga, si può fare corsa sul posto, eccetera, anche divertendosi. Appunto, vedendo come si va avanti attraverso questo gioco, appunto. E quindi Grazie per questo è tutto. l'attenzione e smetto di condividere. Grazie, adesso abbiamo, credo, l'ultimo intervento del Galilei e poi, se non ho capito male, Violante, scrivimi anche sulla chat se sbaglio qualcosa, altri video altri interventi del Machiavelli, mi sembra siano altri quattro, se non sbaglio. Vai, Galilei, avanti. Allora, buonasera a tutti, io sono Cristina Frincu e sono nella classe 4L del liceo Galileo Galilei e ora provo a condividere lo schermo. Vede? Si vede? Sì, si vede, Ringrazio. vai tranquilla, vai. Ok, grazie. Okay. Allora, praticamente insieme alla mia classe abbiamo fatto questa presentazione sul bullismo. Cosa si intende per bullismo? Allora, innanzitutto è importante sapere da dove deriva. Deriva dall'inglese bull, che significa toro, e dal verbo to bully, che significa intimidire e opprimere qualcuno. È importante sapere cos'è il bullismo, che è una forma di comportamento sociale violento, intenzionale, e
e prevede quindi una violenza fisica e una violenza psicologica. Di solito questo comportamento è ripetuto in maniera continua e colpisce soprattutto le persone che vengono definite come più deboli e indifese. Questo fenomeno è molto diffuso anche nell'ambiente scolastico. Poi abbiamo parlato delle caratteristiche del bullismo, cioè che c'è un'intenzionalità, quindi gli atti aggressivi che vengono compiuti sono atti che hanno uno scopo, che è quello di arrecare un danno alla vittima. Poi la persistenza, nel senso che comunque questi atti non è che accadono una sola volta e basta, ma sono atti che si ripetono in maniera continua. Poi la simmetria nella relazione, cioè che vi è uno squilibrio tra l'individuo che compie l'azione e la persona che subisce questa azione. L'individuo che compie questa azione è appunto il bullo, la persona che lo subisce è la vittima. E poi diciamo che durante questi atti di violenze, quindi durante il bullismo, non è che c'è una sola persona che compie queste violenze, quindi il bullo e la vittima, ma ci sono anche altre persone come gli aiutanti del bullo o comunque gli spettatori che possono decidere di interferire e aiutare in qualche maniera la vittima, oppure decidono di essere indifferenti. Ed è proprio per questo che il bullismo viene visto come un fenomeno di gruppo. Poi in questa slide abbiamo parlato delle caratteristiche del bullo e della vittima. Allora, il bullo, per quanto riguarda le ricerche che sono state fatte, diciamo è stato dimostrato che in alcuni casi il bullo presenta una personalità arrogante e infine il narcisismo, e invece in altri casi usa questi atti di violenza per contrastare delle emozioni spiacevoli come vergogna o ansia, o in altri casi è stato dimostrato che proprio essi stessi sono state prima vittime di bullismo. Poi altri fattori hanno dimostrato la presenza di disturbi dell'umore oppure una disregolazione emotiva. E poi è stato anche visto che i bulli di solito hanno dei pensieri molto negativi in confronto alle altre persone e hanno anche questa difficoltà di affrontare e risolvere i problemi. Altri studi hanno dimostrato che invece i bulli sono proprio così perché sono caratterizzati da una personalità molto forte e dal fatto di essere comunque accettati nella società, e invece le persone che vanno a colpire, quindi le vittime, sono persone fragili che sono socialmente marginate di solito. Poi per quanto riguarda la vittima, allora chiunque può essere una vittima di bullismo, però ci sono alcuni aspetti che aumentano questo rischio. Allora, generalmente le vittime sono i ragazzi che vengono definiti quelli meno popolari tra i pari, che possono soffrire anche di quello che è l'isolamento sociale, quindi emarginazione. Quindi questa cosa dell'apparenza di essere fragili, di essere deboli, sia fisicamente che psicologicamente, aumenta il rischio di diventare una vittima di bullismo. E ci possono essere anche delle deformità fisiche oppure il fatto di essere magari in sovrappeso che può rendere una persona vittima. Ovviamente non è la persona a decidere di essere una vittima, però diciamo essendo psicologicamente, fisicamente molto più fragile, da sola non sa difendersi. Dagli studi è stato dimostrato che i ragazzi sono più facilmente vittime di bullismo diretto, mentre le ragazze sono vittime di bullismo indiretto. Quindi ora passiamo a vedere le forme di bullismo. Allora, ci può essere il bullismo diretto e indiretto. Qual è la differenza? La differenza è che il bullismo diretto avviene attraverso azioni fisiche o anche verbali, però vengono fatte direttamente alla vittima, mentre quello indiretto è più difficile da individuare in quanto non vengono fatte direttamente alla vittima, ma la vittima viene esclusa da un gruppo oppure isolata, oppure si diffondono delle voci
cattive appunto sulla vittima. Poi c'è il bullismo fisico che consiste vabbè, in azioni violente verso la vittima o gli oggetti della vittima. Poi il bullismo verbale, che è una delle forme più diffuse in cui si usano comunque parole molto brutte per intimorire la vittima, quindi anche minacce, urla. E poi c'è il bullismo relazionale, che è la forma più diffusa e consiste nell'esclusione sociale. E infine c'è il cyberbullismo, che è una delle forme più pericolose di bullismo, in quanto si tratta di bullismo online, quindi attraverso uno schermo e attraverso la tecnologia, quindi non si sa chi è il bullo. Allora, poi abbiamo appunto approfondito cos'è il cyberbullismo, che è un attacco online che sfrutta l'insicurezza delle persone, la loro fragilità, per causare ciò che è l'umiliazione e danni psicologici alla vittima. Come abbiamo detto anche prima, i bulli non si sa chi sono perché si nascondono dietro degli avatar virtuali. E come avviene? Allora, praticamente si inviano dei messaggi che minacciano la vittima, oppure c'è la pubblicazione di foto o video che umiliano la vittima. Certe volte si creano anche degli account falsi con il nome della vittima, oppure ad esempio si può prendere una foto, magari, che ne so, una ragazza ha una foto in costume, no, al mare, e certi bulli prendono questa foto e attraverso la tecnologia la photoshoppano e fanno sembrare in modo che la ragazza sia nuda, poi pubblicano queste foto per umiliarla. Allora, quindi ci sono conseguenze molto gravi, in quanto questo tipo di bullismo ha portato anche a conseguenze mortali. Poi in questa slide abbiamo messo attraverso un font più immagini insieme, dove abbiamo mostrato ciò che può essere il cyberbullismo. In queste foto si possono vedere vari insulti, veramente molto brutti. E poi abbiamo messo anche un esempio di cyberbullismo, che è la storia di Amanda Todd, questa ragazzina che ha fatto un video per raccontare, insomma, la sua storia, quello che ha dovuto, diciamo, affrontare. E è stato messo anche su YouTube, però mi sa che è stato tolto per violazione di alcuni principi, insomma. Ha raccontato appunto la sua storia, quindi ha lottato fra bullismo, autolesionismo, ha cercato anche di suicidarsi, in quanto, diciamo, questa ragazza frequentava delle video chat e durante una conversazione con estraneo ha scattato una foto del suo seno e l'ha inviato. Poi è stata ricattata tantissime volte con minacce, diciamo che queste foto sarebbero state mostrate a tutti i suoi amici. E quello che diciamo sembrava solo un ricatto alla fine divenne realtà. La ragazza e i suoi genitori hanno deciso di trasferirsi in altri posti, però nonostante questo tutto questo, cioè, è continuato veramente, non è mai smesso. Infatti l'incubo non era finito. Quando questa ragazza ebbe un rapporto con un ragazzo di cui si fidava, poi è stato detto a tutti i suoi amici, l'hanno anche aspettata fuori all'uscita di scuola, l'hanno aggredita. E anche su Facebook, quando la ragazza, dopo svariati episodi, ha cercato di, diciamo, di mettere fine alla sua vita perché non ce la faceva più, però alla fine i suoi genitori l'hanno salvata, quindi non era morta. Su Facebook però la ragazza ha continuato a ricevere commenti offensivi riguardo il suo tentato suicidio. E alla fine la ragazza è morta per overdose. E quindi come slide finale abbiamo messo un insieme di immagini per manifestare la nostra idea, che era quella di mettere una volta per tutte fine al bullismo e di aiutare una persona. Quindi se conosciamo qualcuno che si trova in una situazione del genere, incoraggiarla a denunciare e a far sentire la sua voce. E basta.
Grazie anche per aver cercato di mettere insieme delle testimonianze concrete. Fra l'altro riprendeva un po' quello che ci diceva la Presidente di Torino, il fatto che anche chi bullizza è una vittima. E adesso credo che ci siano altri interventi di Machiavelli. Chiedo di andare, di partire al Machiavelli col suo intervento successivo. Sì, buongiorno. Noi parleremo del cyberbullismo e dei suoi effetti durante e dopo la pandemia. Metto in condivisione lo Bene, schermo. avanti. Schermo. Allora, dall'inizio della pandemia un anno fa, il tempo trascorso su internet e soprattutto sui social network è aumentato drasticamente. Difatti, in un periodo tale in cui i rapporti interpersonali sono stati limitati, in molti hanno ricorso a social network, quindi varie piattaforme, maggiormente per mantenere i rapporti in modo telematico, ma anche soltanto per trascorrere il tempo oppure per esprimersi, essendo l'unico mezzo rimasto. Ovviamente però su queste piattaforme manca un vero e proprio controllo e limite dei contenuti, infatti si possono verificare fenomeni come purtroppo anche quello del cyberbullismo. Soprattutto nell'età adolescenziale è facile purtroppo che si verifichi tale fenomeno, essendo soprattutto l'età in cui il giudizio degli altri o anche solo come appariamo condiziona molto lo stato emotivo della persona. E il cyberbullo spesso è colui che approfitta delle insicurezze della sua vittima al fine di umiliarla pubblicamente e di apparire come il più forte della situazione, nonostante spesso non lo sia, molestando indirettamente la vittima e nascondendosi dietro ad uno schermo. Infatti sul web spesso i bulli possono anche nascondere la loro identità e rimanere nell'anonimato. Durante questa pandemia, l'aumento appunto di utenti su queste piattaforme come Instagram, TikTok, Facebook, purtroppo hanno portato a gravi casi di cyberbullismo, istigando molte vittime a sviluppare svariati problemi sia fisici che psicologici, come problemi di rabbia, di apatia, di diminuzione dell'autostima, di insorgenza di episodi depressivi o sintomi ansiosi, paura, frustrazione, problemi scolastici e familiari, sintomi fisici gravi che possono appunto influire molto sul fisico, disturbi alimentari, autolesionismo e infine purtroppo anche il suicidio, come sappiamo un caso molto recente di una bambina di 10 anni che appunto si è suicidata in diretta su TikTok durante un video. E tutto ciò appunto crea gravi ripercussioni sullo sviluppo psicofisico nell'età dello sviluppo e purtroppo in questo periodo di pandemia in cui appunto i rapporti sono limitati, ma anche il poter uscire di casa e magari avere un supporto psicologico o anche di altre persone è limitato, quindi è molto difficile intervenire e aiutare queste vittime a uscire da questi problemi e appunto si ritrovano solamente a convivere con questi problemi e con le proprie insicurezze. Credo che abbiamo un altro intervento del Machiavelli, se non vado errato. Ditemelo voi perché non so perché la vicepresidente non è in linea, quindi non sapevo cosa facevate voi di preciso, per cui bene. Allora, buongiorno, anch'io parlerò del rapporto tra cyberbullismo e pandemia, e in particolare dei reati informatici e del fenomeno del revenge porn, che purtroppo ha visto un aumento esponenziale di casi nel 2020 in corrispondenza con la pandemia. Qualcuno prima ha già parlato di questo fenomeno, però volevo solo aggiungere che secondo un recente studio in Europa circa 9 milioni di ragazzi hanno subito una qualche forma di violenza online prima dei 15 anni,
Parlo al femminile perché il 90% delle vittime di revenge porn è costituito da donne, anche se ovviamente ci sono delle eccezioni. Dopo mesi di lockdown dovuti alla pandemia, si è registrato un netto aumento dei casi di revenge porn. Infatti, l'obbligo di rimanere a casa ha messo a rischio molte persone, soprattutto perché in tanti hanno cominciato a usare anche strumenti come Zoom o Skype, che offrono nuove occasioni per portare avanti questo genere di abusi o di violenze. Questi sono alcuni dati diffusi dalla Polizia di Stato riguardanti l'anno 2020 sui reati informatici. Infatti, i reati informatici sono stati quelli più in aumento l'anno scorso, in particolare la pedopornografia e il revenge porn. L'attività di indagine del CNCPO, Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online, ha analizzato 3.243 casi e indagato 1.261 soggetti solo l'anno scorso. E uno dei dati più allarmanti è però anche l'adescamento online. Nel 2020 sono stati registrati 401 casi e si è osservato anche un incremento di vittime di età compresa tra gli 0 e i 9 anni, quindi tra i giovanissimi. Sono invece 118 i minori denunciati dall'autorità giudiziaria per cyberbullismo. E, per quanto riguarda invece i reati contro la persona perpetrati in rete, l'anno scorso sono 1.772 i casi analizzati, che hanno portato anche all'arresto di 10 persone e un'indagine su 378 soggetti. Questi in particolare sono responsabili di aver commesso estorsioni a sfondo sessuale, stalking, molestie, minacce, ingiurie. Come ho detto prima, risulta in costante aumento anche l'attività di contrasto al revenge porn. Infatti, si sono registrati 126 casi e ci sono stati 59 indagati. Grazie. Giusto un ultimo intervento da parte appunto della Machiavelli, dovrei parlare io. Vai, vai, tranquilla. Ok, un secondo. Okay. Appunto. La pandemia di Covid-19 ha inoltre creato le condizioni ideali per alimentare le attività illecite dei criminali del web. Infatti, solo nel primo semestre dell'anno precedente, cioè del 2020, si sono verificati ben 119 attacchi informatici legati alla pandemia di Covid-19. I professionisti del crimine informatico hanno infatti saputo rapidamente approfittare della situazione per sviluppare e adottare nuove strategie di attacco. Un esempio è appunto il backscam, cioè una tecnica di intrusione informatica che consiste proprio nel prendere possesso dell'account di posta elettronica di un responsabile aziendale e nel convincere in modo fraudolento, appunto, attraverso una o più email, un ignaro dipendente a trasmettere informazioni riservate appunto dell'impresa. Inoltre, le misure di confinamento potrebbero aver contribuito anche alla radicalizzazione di alcuni individui intenzionati a compiere azioni terroristiche. A contribuire al clima di tensione sarebbero infatti gli impatti economici e sociali a livello mondiale causati dalla pandemia, che vanno quindi a intensificare il malcontento già esistente, rischiando quindi di dar luogo ad azioni d'odio. Gli attivisti quindi dell'estremismo, sia di sinistra che di destra, e quelli coinvolti nel terrorismo jihadista, tentano di cogliere l'opportunità che la pandemia ha creato per propagare, attraverso la rete ovviamente, la loro ideologia e raggiungere così i loro obiettivi. Ecco, non ho capito se ci sono altri interventi o no, scusatemi, ma la vicepresidente non so che gli è successo, è staccata, per cui mi dovete aiutare. Dovrei essere l'ultima. Ok,
Quindi non ci sono altri interventi da parte di No, non Machiavelli. ci sono altri interventi. Galilei, l'ultimo era quello lì perché del Galilei avevo le slide. Per cui io ora farei fare un saluto alla nostra presidente di Torino che è stata pazientemente in linea fino adesso e poi passerei la parola per le conclusioni a Cinzia Vitale che so che voleva collegare un po' questi interventi. Vi abbiamo lasciato parlare proprio che fosse la voce vostra, com'era? Scusate se ho sintetizzato alcuni interventi, ma mi era preso il panico da tempi del moderatore, per cui ci sarà modo comunque di rientrare, di tornare sull'analisi della legislazione e su tutte queste cose. Ho voluto anche un po' tagliare quella parte perché mi farebbe piacere che lo faceste, la legislazione fosse analizzata con degli esperti, come avverrà negli incontri successivi. Maria Paola, visto che sei stata in linea finora, salutaci. Io sono stata in linea, aspetta, sì, sono stata in linea perché naturalmente l'argomento non solo era interessante, ma era posto da giovani e queste cose ovviamente mi interpellano, non solo mi interessano, mi interpellano perché costantemente quello che io mi domando è quanto gli adulti testimonino il non avere paura e stiamo facendo anche un corso sull'usura, dove naturalmente, per esempio, una delle indicazioni proprio del colonnello della finanza è la cosa più importante è non vergognarsi. I ragazzi hanno detto la cosa più importante è cercare di avere solidarietà, anche se si sa che non sempre la solidarietà c'è. Bisogna continuare che da parte degli adulti ci sia questa educazione alla solidarietà, educazione alla fiducia, naturalmente facendo le dovute anche ricerche prima di dare fiducia a qualcuno, cosa che non sempre è facile perché è molto facile abbandonarsi, soprattutto nei momenti di disperazione, al primo che ti offre una spalla, però è uno degli scotti che dobbiamo in qualche modo pagare. Da parte nostra di adulti, io vi posso dire che faremo tutto quello che è possibile per offrirvi le spalle giuste nel momento opportuno, sempre che voi ce le chiediate, perché un'altra delle difficoltà che da nonna addirittura posso dire è che non sempre naturalmente i nipoti hanno la facilità ad accettare le spalle dei nonni, ad accettarla non tanto perché i nonni non siano consapevoli, ma perché probabilmente sono molto più simpatici i loro compagni. Però ogni tanto ricordatevi che ci sono anche degli adulti che hanno la possibilità di darvi una mano da tutti i punti di vista. Per quello che riguarda il lavoro che avete fatto, confermo quanto già stato detto, è un ottimo lavoro in quanto coordinatrice della FICLU in azione per l'educazione di qualità. Io chiederò, se me lo consentirete, di avere i vostri lavori in modo da poterli pubblicare come Federazione Italiana come ottimo esempio di educazione di qualità. Grazie e buon lavoro ancora e continuiamo ovviamente tutti i giorni. Grazie, non so Stefano e Cinzia se volevano dire qualcosa, coordinatevi voi, però accendete i microfoni. Stefano, c'è il microfono spento. Allora, ok, inizio io in maniera molto sintetica. Che dire? Dire è che la conferma che il lavoro fatto è un lavoro ben fatto e soprattutto continuo a ringraziare i vicepresidi perché senza di loro veramente non si sarebbe raggiunto niente. Detto questo, io sono molto contento perché alcuni di loro, quelli che hanno parlato, sono anche miei, in qualche modo, studenti per la parte del teatro e come sempre sono ragazzi bravi con un'eccellenza importante. E detto questo, quindi io li rivedrò tutti, quindi li ringrazierò e farò tanti complimenti. I ragazzi del Galilei quest'anno non ho avuto il piacere di incontrarli, ma essendo anche delle terze, quindi li rincontrerò sicuramente l'anno successivo. A settembre mi sembra di capire che faremo anche tanti altri lavori insieme, quindi avanti tutta e viva tutto quello che si riesce a fare. Prego, Cinzia, vai. Oltre a ringraziare Vittorio, il Centro per l'UNESCO e Maria Paola Zario, che ho conosciuto in questa occasione, mi ha fatto molto piacere. Dico ai ragazzi, dico ai loro professori che hanno fatto veramente un lavoro egregio, ai referenti della scuola, che io
in una società in cui nei contesti di comportamenti devianti ancora qualche volta si sente dire che le vittime se la sono cercata, un impegno profuso in questo modo oggi da parte dei ragazzi così giovani, così ben guidati, apre il cuore. Quindi grazie davvero e ci vediamo al prossimo appuntamento con l'evoluzione e con quello che ancora si può fare per questo fenomeno. Bene, grazie ancora, grazie ai professori, alle vicepresidi, alla professoressa Pasturi, alla professoressa Virginia, mi sembra, se non ribattezzo le persone come tendo a fare purtroppo ogni tanto, e quindi io a questo punto chiuderei ringraziandovi tutti per la partecipazione, e questo è ovviamente l'inizio di un percorso che, come ha detto la preside, continuerà anche in rete col Centro per l'UNESCO di Torino. Come centri italiani cerchiamo di coordinarci su queste iniziative, di dare continuità e di avere un disegno di continuità su queste iniziative. Grazie ancora. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Scuole, arrivederci. Grazie ancora e arrivederci. Arrivederci.